molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene. Gli atti escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è Cerbero, podcast. C'è Cerbero, podcast. Marrani chi dice i depe, lei urla rana rana rana. C'è Cerbero, podcast. Dubbi vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. C'è Cerbero, podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard, né tanto meno un depe, perché ogni giorno Hello, Clochard, e benvenuti in questa nuova... Mi hanno insultato! Devastazione per noi. Gamificazione. Cioè, noi saremo devastati. Sì, sì. Certo. Sì, ci hanno devastato. Sì. Ragazzi, è tornato. Ma chi? Certo. No! No! È vivo! Avevo... È vivo! Mariano, porco Dio! Avevo mentito dicendo che era morto. In realtà no. Vive ancora, però ho perso la parola per il trauma. Se devi ripia. Forse piano piano riacquisirà anche Zenzi. Ma che ha fatto questo? Ma è stato lui. Ma che sta? Grande, ha messo Zenzi il volume del desktop. Grande, sì. Zenzi. Greve. Grande. No, vogliamo sì, raccontare non un attimo subito. Sì, in ma breve, che è successo? Quello che è accaduto. Ma che è successo? Raga, c'è Anna comunque in collegamento. Allora, c'è intanto Anna Manna l'ospite in collegamento. Oddio. Ciao, salve a tutti. Ciao alla chat. Anna, si può dire che per la prima volta Red Lilium, Anna, nonché la mia ragazza, per chi non la conoscesse, sì, che è stata ospite al Cerbero tantissime volte, raga, ha vissuto in prima persona le angherie di questa YouTube. Esattamente. Ci racconti un po', Anna, qual è, allora, come la conosci, questa, proprio, un recap. In sintesi, questa persona collaborava con un altro youtuber che si chiama Giovanni Zummo. Io ho fatto il mio ingresso su YouTube con un video su Giovanni Zummo e di conseguenza poi, vabbè, video che mi era stato buttato giù e che poi io ho, di cui ho censurato poi le immagini, quindi l'ho rimesso online. Buttato proprio giù la notte per stessa. Copyright di Zummo? E copyright di Zoom, esatto. Dopodiché vengo pubblicata, cioè viene fatto un post su Spilled Tea e sostanzialmente per rispondere a tutto ciò che veniva detto su Spilled Tea ho partecipato ad una live al Cerbero, editata e messa sul mio canale. Di conseguenza che succede? Più in là nei mesi ho fatto un terzo video su Giovanni Zoom e questa persona in particolare sin dall'inizio aveva cercato di inserirsi all'interno del discorso, pur non avendola mai nominata se non in, una, in un contesto in cui diceva che partecipava al pattume di YouTube, che sarebbe un format che portavano Zoom e questa donna insieme, e mi sembrava una ventata d'aria fresca e tra l'altro mi sembrava pure simpatica questa persona nella prima parte del pattume, dopodiché era diventato un po' pesante come format. Basta, queste sono state le mie parole nei confronti di questa donna. Se possiamo... Successivamente
Anna, perdonami se ti interrompo, perché c'è una cosa fondamentale che tocca dire. Ricordiamo che questo Giovanni Zoom, che ti ha mandato uno strike a te perché hai parlato di lui, ha basato il suo intero canale parlando di altri. È un po' come se io o Simone se mettiamo a mandare dei copyright strike se una persona esprime quello che pensa sul nostro canale. Quindi attenzione, non insulti gratuiti, perché Anna non è il tipo di persona che insulta, anzi, diciamo abbastanza l'opposto, tende sempre a non assumere dei toni aggressivi, quindi facciamola capire un attimo questa cosa. Assolutamente sì, praticamente lui si era avvalso del copyright strike per l'utilizzo delle immagini, quando poi sappiamo benissimo che per il fair use una cosa del genere potrebbe essere ammissibile, no? A scopo di critica, informativo, eccetera, eccetera. E i primi contatti con questa donna in realtà li ho quando lei mi contesta di aver messo un commento in evidenza di Passion Makeup, Simone, perché secondo lei io stavo prendendo le sue parti, e in realtà io invece ho detto che guarda che il commento in evidenza viene messo per creare una discussione, non perché se ne prende per forza le parti. Tant'è vero che nei successivi miei video ho messo in evidenza anche persone che ho citato e con la quale non ero d'accordo, eccetera, eccetera, mistificando completamente sulla mia azione, sul commento in evidenza in sé. Successivamente, al mio terzo video su Zoom, questa persona mi dà della lucratrice, della speculatrice, e inizia a fare dei commenti, diciamo, alquanto aberranti. Tipo per esempio che devo essere sputata in un occhio, che sto rovinata, mi dà della maestrina fetish, non so per quale motivo così, ma va bene. Ed è una persona non si sente molto bene. Cioè, ma ti rendi conto? Così dal nulla, che poi te che hai rivolto verso di lei? Cioè, non mi sembra che gli hai mai neanche fatto un video, no? Avrei parlato brevemente. Ho risposto a tono senza mai insultare ed eventualmente offendere. Succede poi, per concludere, che io questa conversazione, questi commenti li elimino, ma prima li screenshot, infatti stanno nella mia sezione in evidenza appunto su Instagram, chiamata commenti, quindi sono reperibili in qualsiasi momento, solo che si stava venendo a creare una conversazione da una settimana molto molto tossica, molto tossica. Cioè? Perché praticamente sì, questa persona mi stava dando della lucratrice, perché in 40 minuti di video mi ero permessa di inserire 12 pubblicità nel video, quando poi lei in questi video, negli ultimi video, ne ha inseriti tipo oltre 20, ma quello è il tuo lavoro, cioè se comunque il tuo lavoro sta nella critica... Non cioè, è quello, che sì. Vuol dire demonetizza il video quando ma 40 minuti ne ha messi sì, tu ma... dici siamo tornati nel 2015, porca di quella puttana, no, a guardare le pubblicità ma se il contenuto di una persona come può essere il nostro, quello di Anna, si basa sulla critica di un personaggio, di un atteggiamento, di una situazione, cioè non vedo per quale motivo non dovrei monetizzarlo. È una critica sterile che si faceva appunto nel 2015-2016. Cioè, mi ricordo pure io, tipo, il mio sesto video, dicevo, Carlita Dolce mette pubblicità nei video. Effettivamente, sì. No, il bello è che Simone, in uno dei suoi ultimi 3-4 video comunque, lei ha continuato a darmi della lucratrice, della speculatrice, quando poi lei stessa ha inserito oltre una ventina di pubblicità nel video. E lo dice pure neanche nei video in cui rispondeva? No, nei video in cui lei ha parlato di me, perché nessun video ho parlato di lei, nessuno. Ottimo. Si è inserita in un discorso, creando veramente un flame pretestuoso a questo punto per, non lo so, hype, perché lei voleva ritornare in auge portando di nuovo questo format del pattume che era stato chiuso da Giovanni Zoom. Tutto qua. Pure noi, peraltro, possiamo dirlo, insultando Dudubbi. Prendendo in giro noi. Beh, ormai è vero, è fattuale. Ma se essere insultato dalle donne fosse una mia parafilia, in realtà io dopo ogni live di questa ne faccio un raspone. Sei Andrea Di Pre. Sono Andrea Di Pre. Comunque, entriamo nel vivo, direi. Vediamo le storie che ha fatto questa individua. Comunque, alla fine, Simone, l'ultima cosa, sembrava che le acque si erano placate, quindi io ho pensato, visto che lei mi lanciava diverse frecciatine in altri suoi video, io non ho mai fatto un video su di lei, tantomeno citata,
mi permetto di scriverle in privato e dirle: guarda, se ti sei offesa per qualcosa io ti chiedo scusa, non c'è bisogno di portare questo teatrino a livello pubblico soltanto per ricevere dei consensi, siamo persone mature, magari possiamo parlarne qua, e spiego, diciamo, il mio punto di vista, ma anche il mio passato, visto che comunque sia gli ho spiegato che per vivere non è che io devo speculare sulle persone, cioè nel senso, e quindi rispondendo a determinate situazioni ho detto: però secondo me sarebbe più maturo parlarne in privato piuttosto che portare questa scenetta sul pubblico. Dopo 3 mesi se ne esce con questi video. Lei non mi ha risposto mai, a quelle note. Va bene. Scandaloso. Vediamo appunto ste storie dove... Vediamo sto pattume, va. Vediamo, perché non so neanche di cosa si parla in queste storie. Sto pattume, si chiama il pattume, il format. No, queste cose sono le storie di Instagram, Marra. Vabbè, fanno parte del format pattume. No, però è inerente uguale alla tua uscita, prego. No, no, c'è scritto qua, c'era una volta il pattume di YouTube. No, è YouTube. Ah, scusate, ragazzi. Ah, wow, calà, ho capito male anch'io. Non intendevo. No, ma non intendevo quello. The Instant Store. Allora, vediamo un po' che dice sta signorina. Allora, amici e amiche dell'internet... Ah, cazzo, qua si facciamo vede, anche vedere. Ma certo, guardate che spettacolo. No, nel senso, non l'ho fatto video solo audio, non si è mai visto. Non l'ho fatto apposta, guardate che ragazzi. Bel filtro. Che bel filtro. È vero, molto bello. Lo uso anche io ogni tanto questo filtro. Appunto. Sì. Beh, è tanto bello tanto quanto lo usa Marra, insomma. Tanto quanto quando lo usa Marra. Prego. Allora, amici e amiche dell'internet, oggi alle 15 fate swipe up al mio canale, esce un ma video, non ce ne frega un cazzo, risposta a delle domande che mi avete fatto. Possiamo più ne ho fatta levare. Io una enorme quanto me per voi. Enorme poi cosa, una scusa. Enorme più ne ho fatta io una enorme quanto me scoreggia per voi. Fatto, poi altra informazione di... vabbè, non scendiamo. Okay, tutti gli esseri umani scoreggiano. No, se sì. Poi qualcuno la fa enorme, ne ho fatta una enorme, magari saranno problemi di alimentazione. Pure io quando mi mangio pasta e fagioli faccio certe scureggette. Vabbè, dai, andiamo avanti. Servizio, ho ricevuto stamattina fino ad ora 4 mail da parte di YouTube dove mi segnano delle violazioni e dei reclami al minuto 1.7.32, 1.10.50. Tombola. Vabbè, quindi c'è... Ambo. Aspetta, c'è pure una prossima storia. Ah, perché... Ah, me l'ha anticipato, perché lei, in pratica... ci accusa a noi e ad Anna di averla segnalata. Aspettate, vi blocco un attimo. Allora, che uscisse le prove della segnalazione che voi avete fornito, io l'ho segnalata per i tre video. Grazie. Quindi le segnalazioni sono 3, perché sono stata in contatto e tra l'altro non ne ho fatto mai mistero, anche durante le mie live, con enti competenti e nel particolare in questi giorni anche con un assistente di YouTube che mi ha detto che il materiale e gli estremi per segnalare ci sono tutti. Aspetta, tutti. Ma non ho capito, tu hai segnalato questi suoi video YouTube perché ti insultava? Questi... Esatto, perché okay. Mi faceva diffamazione, calunnia e soprattutto poi ho ricevuto altri tipi di commenti che lasciamo perdere ed inoltre si stava facendo un danno anche al mio canale di ricaricamento delle live che tengo su Twitch, perché ieri praticamente tutti i miei video erano stati segnalati, anche uno di una ninna nanna che ho fatto con un mio utente, ritornati giustamente up con il ricorso, ma quello sullo xenofemminismo mi era stato effettivamente poi buttato giù. Allora, perché parla di privacy se la segnalazione non è per quello? Perché allora no, aspetta, l'assistente di YouTube ha detto che per quanto riguarda la segnalazione sulla violazione della privacy, mi ha detto che viene presa subito in considerazione, quindi si deve agire entro 48 ore perché appunto se vengono fatte queste segnalazioni, perché le ho detto che in questi video mi è stata data della pazza, una persona turbata, con disturbi ossessivi compulsivi, dell'ignorante, che aveva bisogno dello Xanax, sempre mascherandosi dietro l'ironia. Ma sulla ragazzi. Base del nulla praticamente lei ti ha detto queste scema, cose. Scema, approfittatrice, che non vado inserita nemmeno nel sistema, nel retto, insomma, perché la mia
persona non è equiparabile nemmeno all'escremento che quantomeno concima. Cioè, allora, ma cosa le balena in mente a questa? Allora l'assistente di YouTube mi ha detto: guarda, queste sono diffamazioni belle e buone, se sono riconducibili alla tua persona, al tuo canale con la quale lavori, quindi sono lesive per la tua persona e per la tua immagine, devi fare un reclamo per privacy, perché sono delle offese, degli insulti riconducibili a te. Quindi prendi in considerazione compilare questo form. E mi ha lasciato un link. Questo quindi è il senso. Ti ha consigliato, dato che le segnalazioni per privacy arrivano prima, sono più celeri, di fare quella là. Sì, però okay. Assolutamente sì. Uniamo però lei nelle stories dice che le segnalazioni sono 4, invece io ne ho fatte 3. Una per ogni video, il minutaggio e diciamo la descrizione. Il minutaggio che lei ha segnalato corrisponde alla tua segnalazione? No, li tengo segnati i minutaggi. No, perché comunque. Prima lei ha detto... I minutaggi. Sì, però aspetta una cosa, perché magari poi la gente non sa se perde qualche pezzo. Lei ti ha detto tutte quelle cattiverie per quale motivo? Cioè, tu che hai fatto per ricevere da parte sua quelle cattiverie? Perché lei ti dovrebbe dire che ha bisogno dello Xanax, vorrei saperlo, meno male che ero io che parlavo con veemenza, oddio, cioè... nel procedere con i suoi video, cioè, si nota una cattiveria, un veleno assurdo senza che io le abbia mai fatto nulla. E anche quando ho avuto quel confronto con i commenti, non sono mai scaduta nel dirle che stava rovinata o che bisognava sputarle in un occhio, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, vorrei saperlo anche io, ma io credo che doveva portare un po' di flame per riesumare il format, il pattume di YouTube. Come vabbè, lei avrà molti elementi dopo stasera. Il problema, sì, ma infatti io per questo, pure l'altra volta, non è che ero entusiasta a partecipare, cioè nel senso che comunque si sta facendo il suo gioco, sostanzialmente. Tra l'altro, in queste stories dice che c'è una quarta segnalazione da parte di 3 che forse siete voi. Come fa a sapere che è da parte di 3 persone, se sono anonime le segnalazioni? Lei dice, io ho ipotizzato qualcuno. Quindi vabbè. Io le segnalazioni che ho fatto sono 3 e le posso dimostrare in qualsiasi momento. Questa quarta non si sa dove è, da dove è partita. Andiamo avanti con le storie. Ma con le storie, no, ma pure per sapere, ma in queste storie c'è qualcosa da vedere, visto che tu l'hai già viste? Dice che c'è una quarta segnalazione, sono 4 in totale. Vediamo. Le segnalazioni e... Vediamo. E altri secondi nel mio video, chissà chi sarà mai stato. Ho la sensazione quasi che c'entri qualcosa col numero 3 e poi un extra con il colore rosso. Vabbè, palese. Sì, vabbè, capito, vuol fare la paracula, vuol fare... Un extra? No. Ma questa non c'ha un cazzo. Posso dire una cosa, ma quindi ci ha accusato? Sì, è palese. Allora, penso sia palese, se quel video parlava solo di noi 4. Io vorrei fare una dichiarazione. Posso? Posso? Inizia con verrai? Posso? No. Okay. E finisce con querelata? Non ho mai segnalato nessuno su YouTube, ma neanche penso su... No, neanche su Twitch, mai. E cioè, non ho segnalato... Tra l'altro non ho mai visto un suo video, se non l'altra volta qui. Non anche capisco io... per quale motivo... Cioè... Io dichiaro con tenendo Zenzi in mano, che è come la Bibbia, di non aver mai segnalato questa persona su YouTube e in nessun altro social. Io posso dire ancora di più, non ho mai aperto un suo video sul mio browser. E le segnalazioni da parte mia. Segnalato. Quindi sta quarta riconducibile a voi in realtà è una cavolata, è una bugia. No, ma non si può, a parte anche fosse, non si può ricondurre. Sì, ma non si può nemmeno ipotizzare pubblicamente, capisci? Sì. Beh, non ha fatto nomi, quindi si è paraculata, però... Sì, vabbè, in realtà no. Non poteva no. essere più chiara di in così. In realtà no, se chiaramente si capisce a chi ti riferisci, non conta nulla. Uguale, esatto. Come è identico. È identico. Vabbè, comunque, vediamo. Beh, cioè, se io dico il tizio con la maschera all'interno di quel podcast strano... Beh, certo. Mi toccherà veramente. No, beh, in sostanza veramente. Era questa la prima accusa che vi muoveva. No, assolutamente falsa. Vediamo che dice. Toccherà veramente agire. E agisci.
Agisci. Agire significa praticamente straicarmi la live pesantissima di 6 ore che ho avuto nel rispondere ad ogni sua calunnia, di cui io ho contestato, perché si sono lamentate le persone che la live durava 6 ore. T'ha censurato, esempio... no? T'ha mandato persone, ha mandato delle... ha mandato delle segnalazioni. No, non puoi fare delle ipotesi, no. Io ho ricevuto delle segnalazioni e infatti ieri in live ho fatto vedere, ho aperto ad esempio la segnalazione sullo xenofemminismo, che era tranquillissima. Per dire, no? Quindi ho sempre tutto comprovato. Il problema è che, lei nell'ultimo video che ha pubblicato oggi ha fatto una domanda al suo pubblico se è il caso di strikearmi la live, dove io faccio vedere il suo contenuto, quindi in qualche modo io sarei censurata al 100%, perché comunque lei d'altra parte ha i suoi video, i tre c'erano una volta il pattume. Io d'altro canto ho tenuto solo quella live di 6 ore, tra l'altro le persone mi avevano avvisato dell'uscita di questi video mentre ero in live, quindi manco lo potevo sapere che erano usciti. E, quindi insomma questo è, persone che si sono lamentate della durata della live quando poi la maggior parte non conosceva nemmeno la professione, tra virgolette, dello streamer che magari si mette a fare anche delle maratone. Ma che poi saranno cazzi tuoi quanto vuoi stare in live. Ma infatti, ma che discorso è? Nessuno che è venuto a contestarmi nel merito. Lei mi dice che mi ha sbugiardata, ma io mentre ero in live stavo facendo vedere gli screen, perché mi ha detto che mi ero accollata, quando poi in realtà non era vero, ho fatto vedere gli screen che in realtà lei mi aveva risposto, eppure con tantissime note, cioè nel senso, una volta Simone le ho scritto per avvisarla sulla live che abbiamo ottenuto a Scalea su Martina Piccu. Una non volta, ricordo, cioè, me lo ricordo. Quindi, stavi davanti a me quando gli hai scritto, stavi davanti a me. Era assolutamente sul sì. No. Ha detto che mi sono accollata, quando poi ho dimostrato in chat proprio instant che in realtà non era così, che lei mi aveva risposto con altrettante note vocali, io ho risposto con delle note vocali, non quando ricordo, ho pubblicato il video su Zoom è stata lei a scrivermi, quindi... Nei suoi video ha mistificato completamente la realtà delle cose, e io nella mia live è durata così tanto perché se avesse sparato meno cazzate io non avrei stoppato il video ogni secondo, questo è il senso. Però va bene, andiamo avanti nella visione, andiamo delle avanti storie, ci stanno molte cose da dire. Sono curioso, devo dire, oltremodo curioso. Allora, Simone parla di nuovo nella terza parte del pattume. Che è sta cosa? Copyright. Ma secondo me è pure inutile che continuiamo a guardare storie, se tanto si è capito quello che ha detto. Infatti andiamo direttamente al video. Andiamo di Canon in D di Pachelbel. Andiamo direttamente al nocciolo. Che è? Che è? Che senso che è? Ah, è il video questo? Eh sì. C'era una volta il pattume di YouTube. Pensavo che era un'altra storia. No. C'era una volta il pattume di YouTube, beh, mi piace, un titolo leoniano. Amici e amiche dell'internet, bentornati, oppure benvenuti. Grazie. Se è la prima volta che incappate in questi video, sono Sabrina Bambi e oggi vado a terminare quella che sta diventando un po' la sagra del Signore degli Anelli, la trilogia che ho denominato il Signore dei Pennelli, alias C'era una volta il pattume di YouTube. Sono di nuovo qua perché rivedendo, riascoltando un po' alcuni spezzoni del video di ieri, mi sento di fare delle osservazioni che non avevo messo all'interno dei primi due video, perché non li ritenevo di grandissima importanza. Cioè, ricordiamo che questa lavora in radio e se permette di avesti comportamenti. Vabbè, quello è un problema, insomma, del suo capo eventuale. No, mi faceva ridere il libro La Talpa. La Talpa. Sì. Ma loro non lo vedono. Per fagocio. Tra l'altro, da quel libro è tratto anche un bel film che vi consiglio di vedere, dove il protagonista è niente poco di meno che Gordon di Batman della trilogia di Nolan. Anche una grande reality show. Penso che potessero aver fatto la differenza, e comunque di base a me non va di fare video per influenzare negativamente su Giovanni Zummo, anche perché ve lo dico spassionatamente per come sono fatta io di carattere, e poi l'ho riscontrato anche insomma dai messaggi, commenti che avete emesso, alcune mi avete scritto anche delle mail, ho apprezzato tantissimo.
E, perché io comunque non è una persona specifico alla quale voglio male, è una persona che è molto giovane, è una persona che ha fatto delle scelte e quindi in quanto tali, siccome sono personali, vanno rispettate. Poi naturalmente io ovvio che sono rimasta male dal punto di vista di quella che credevo che fosse. Vabbè, andate avanti, io a parla di giovane che l'ha spanculata, proprio detto chiaramente. Quindi dove devo mettere? Ma è così, è la verità. Vai un po' più avanti, Simo, non tengo il video. Non ho avuto nulla. Tanto te lo senti quello che stava a dire. Cioè, sì. Le persone che in privato si arrogano il diritto di dire: ah no, finché ti è convenuto a livello economico. Indicaci, per favore. No. Comunque, sto soffrendo. Mi avete anche scritto alcune cose, ma ve ne parlo dopo. Adesso voglio creare una parentesi, ovviamente tonda. Perché vi faccio una premessa. Quando io ero ragazzina, perché credetemi, anche io sono stata ragazzina e bambina, non con un'infanzia proprio spensierata, però lo sono stato, di ricordi molto belli, soprattutto legati a mio nonno Valerio, che, di cui vi ho parlato tantissimo. Non ce ne frega, però mi ricordo che mio nonno nella inizia parlando di me e vi nomina, e nel particolare dice che Marra si salva, però Simone è discutibile perché bla 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 bla. Talvolta io rimanevo veramente a bocca aperta, non solo per i manicaretti che mi preparava e con cui mi deliziava, sia lui che mia nonna Maria, però proprio per lo stupore che provocava in me sentire alcune parole e dei concetti così alti da una persona che in realtà era di estrazione sociale piuttosto bassa. Quindi mi ricordo che una volta parlando delle persone mi diceva sempre: Sabri, sai, a volte si dice sempre che bisogna lasciar correre. Ah, vai avanti. Ah. Perché io non ce la posso fare. Poi che ti ha detto per che i tuoi video sono della noia. La santissima schifosità di YouTube. Avere un mezzo di comunicazione e utilizzarlo in quel modo, secondo me, è veramente da idioti talvolta. Io poi faccio il distinguo, salvo tra quei tre, questo Mr. Marra, col quale ho avuto anche delle interazioni su Instagram. Ah, no, ecco, rimandi indietro. Perché sì, la cosa dei social l'aveva detto pure l'altra volta. No, ha detto l'uso da idioti dei social. Sì, ragazzi, da qua inizio. E oltre per registrare un servizio che andrà in onda su un programma popolare italiano col quale io collaboro come attrice da un paio d'anni e ne sono felicissima. Quindi ho fatto molto molto tardi e ho avuto la possibilità di leggere anche a tarda serata tanti commenti che mi avete mandato. E tra cui su Instagram mi hanno mandato un contatto di una micro registrazione di una live che poi oggi Anna dai capelli rossi ha pubblicato, di lei che parlava insomma di me, cioè della questione dei video del pattume. C'è da specificare che ieri sera il Cerbero podcast, che io, ragazzi, mi dispiace dirlo, per me è decelebrati podcast, perché io non ce la posso. Tu sei. Hai sentito che ha detto invece di fare. Dice le blati. Hai sentito che bello offesone? Gratuito. Ma poi non me ne frega un cazzo. Mi dovrebbe dar fastidio. A me dà fastidio. Cioè, non mi sento attaccato. Se posso intervenire, questa persona punta sempre a screditare l'intelletto altrui. Di abbassare il tuo microfono? Sì, l'avevo visto prima. Te l'ho scritto abbassa. E ne dimostra molta di intelligenza. Così va bene. Abbassa. Ancora di più. Mamma mia, va bene, dai. Ma comunque si vede proprio che è una persona che ce l'ha col mondo. Proprio piena di veleno. Ma sei indecerebrato, ma ancora che parte. Ma le cattiverie che gli ha detto a lei. Cioè, io neanche vorrei metterlo quel video che spacco il monitor. Mi sale un veleno. No, dai, non... Cioè, i minutaggi perché cioè, mi sono detto delle cattiverie, ma proprio con quel ghigno proprio velenoso. Un po' alla Joker, diciamo. No, mi sembrava l'espressione di Acimbù, il primo. Quando si arrabbiavano, proprio con l'espressione velenosa con gli occhi. Lo sai che adesso passerai come il mio avvocato difensore? Così tutto arrabbiato. Quando stava tutto incazzato, mi usciva il fumo dai proprio, buchi, no, che fa capire lo sguardo. Vabbè, ma scusa, ma se lei, cioè, lei sta insinuando che noi siamo gente senza cervello. Lo dicessi. Quante me ne sono beccate io nei tre video, Simone? Sinceramente, no, è una cosa proprio assurda. Più che altro vorrei sapere perché. Vediamo se lo dice. Vediamo. Posso fare per me quei tre sono proprio la santissima schifosità di YouTube. Avere un mezzo di comunicazione. Che ha detto? Siamo la santissima schifosità di YouTube invece che la santissima Trinità.
la santissima schifosità di YouTube. Avere lei, un mezzo lei lo sa, capito? Ma lei, più che altro dire, aveva più senso dire la schifosa Trinità o una cosa del genere. Sì, la santissima la schifosità, cioè se volevi fare un parallelo con la Trinità non è che è molto comunicazione. Sì, ma poi senza argomentare mai nulla, il fatto che siamo tre, sì, esatto. Darli in quel modo, secondo me, è veramente da idioti talvolta. Io poi faccio un distinguo, salvo tra quei tre. Siamo a tre insulti sul personale, rivolti verso di noi. Io giusto. Vabbè, così ma è goliardia. Faccio il contabile. È goliardia, diciamo. Goliardia. E questo Mr. Marra, col quale ho avuto anche... Come facciamo noi, no? Diciamo, che diciamo ha avuto idioti. Con Marra? Un rapporto, no? Ha avuto un rapporto con Mr. Marra. Che ha detto, senti? Salvo tra quei tre, questo Mr. Marra, col quale ho avuto anche delle interazioni su Instagram. Che interazioni ci ha avuto su Instagram? Non mi ricordo, forse l'avevo invitata, probabilmente. Vabbè, me l'ho detto pure l'altra volta. Cioè, stai cospirando con lei? No, ma si parla di 6 mesi fa, credo. Ma non, guarda, io la inviterei tuttora, no? Cioè, non... A me non sta antipatica come persona, certo se ne sta uscendo con queste cose senza senso, a mio avviso. Probabilmente, come dice Anna, ha bisogno di fare flame, però io ti ricordi Simo quando la vedemmo lì in Riccione? Cioè, mi sembrò un personaggio simpatico, interessante, anche piacevole, poi non so se è cattività tutta insieme forse. Ma io non c'ho, ripeto, non c'ho nulla contro questa persona, non capisco più che altro perché quest'odio verso di noi. Si verso chiama Anna. Disperazione. Cioè, ma il pretesto qual è? Disperazione. Sì, ma devi avere un minimo di pretesto. Ci avrà un ritorno. Per fare... No, hype. Ritorno va bene, ma... Hype, cioè, sì. se io ti dico che sei un imbecille... Vuole hype. Avrò un motivo per sostenerlo, no? È easy. Vabbè, vediamo se argomenta. Il pretesto ce l'ho. Instagram tanto fa... Perché credo che sia il meno peggio di loro, non so. Fai perché. Schifo, sì, meno peggio. Fa parte della schifosità, però meno peggio. Sei una merda che puzza, sì, di meno. C'ho un cucchiaino di merda in meno. Vabbè. Qualcosa di buono lo trovo in quello che dice. Yeah. Ora puoi pensa. Dormire la notte. Sì. Però gli altri veramente imbarazzanti. Cioè io. E to da lei è un complimento. Il peso delle parole dipendono molto da chi le dice. Beh, sono molto pesanti, eh. E te da lei molto, però è un complimento. Molto pesanti, direi che si avvicinano alle 2 tonnellate. Queste parole. Molto pesanti, sì. Trovo che parole molto pesanti. Il termine sia imbarazzanti. Quindi altri mi avete anche scritto: ah, ma l'episodio di body shaming che citi The Red Passion era una roba di anni fa. Ma io non mi riferivo a quello che poi è stato contestato dalla diva del tubo. Ah, questa è roba tua, roba mia. Con fashion makeup. Sì. No, perché non l'ho visto sto video. Body shaming. Io mi riferivo proprio a un fatto mio personale di alcuni commenti che davano sulla mia persona in merito a un video mio che girava su YouTube collaborando col Pancio e altri. Quindi quando ascoltate... Un video, era un cazzo di film. Sì. Che è stato criticato. Ah, quindi il pretesto è sempre quello, che è la tua presunta battuta, probabile battuta, io non mi ricordo. Ma non è più online? Non abbiamo mai caricato per copyright, credo. Vorrei sapere che cazzo. Perché era copyright Rai. Io ti giuro. Ma non è che ce l'ha col tuo video. Tu ci hai fatto un video pure, eh? Lei non appare neanche nel mio video. Ah. Credo. Allora gli avevano mandato la clip. Non mi ricordo che cazzo disse. Ma io sono, ve lo dico, con la mano su Zenzi che sta là. Io non mi ricordo di aver detto chissà che di così. Avrei fatto una battuta sul peso, sicuramente. Una battuta delle mie borderline, sicuramente. Ci può sta che se facciano del culo, però mi pare un po' eccessivo. Vabbè, no, più quello altro, che magari poteva semplicemente dire ha fatto una battuta di merda in coglione, ma perché estendere tutto al Cerbero, a quello che fai, alla persona che sei, cioè mi sembra un po' troppo. Che Anna? Se posso, allora a sto punto non capisco perché lei si nasconda dietro l'ironia nel darmi della turbata psicolabile, che mi devo prendere gli Luxanax, ma si fa per scherzare. Allora Simone non potrebbe scherzare eventualmente. Sempre 2 pesi e 2 misure, sì, con sì, questa, sì, persona. Certo. Cioè, per esempio, io monetizzo, sono una speculatrice, sono una lucratrice, però lo fa pure lei, monetizza pure lei, per lei va bene. Cioè, capisci? È questo il senso del discorso. Se Simone ti è scappato c'è una parola? Mm-hmm. Inizia con la I. Ipocrisia. Greve. Questa è una delle persone più ipocrite
che io ho visto finora davanti ai miei cazzo di occhi. Anche manipolatrice, diffamatrice, calunniatrice, perché lei pensa che tramite questa terza parte mi ha sbugiardata, ha letto, diciamo, le conversazioni, ma cara mia, le conversazioni tu le hai letta nella terza parte perché le ho fatte vedere prima io, cioè non ho fatto corrispondenza privata, mettiamo le cose in chiaro, però tu hai fatto questo terzo video dove leggevi le cose, perché io nella mia live ho fatto vedere che eri tu che mi rispondevi, tu che mi avevi contattata, eccetera eccetera. Poi pure questo linguaggio non verbale, pure il fatto di contare le mie note, però le sue non se le conta, cioè che sono altrettante, quindi ecco, un po' così. Quindi Simo, tu che cosa ne pensi? È lecita l'ironia sempre? Oppure a sto punto bisogna adottare due pesi, due misure? Oppure è lecita, ma in alcuni casi? No, l'ironia non è diffamare le persone attraverso l'uso di presunta ironia. Non c'è ironia qui. Appunto, cioè dire che una persona è, cioè, ha bisogno di prendere lo Xanax o così. Sì, a meno che non lo contestualizzi. Mentali. A meno che non lo contestualizzi in qualche modo. Così non ha. Cioè, quello che ha detto a lei, sì, l'ha descritta come una malata mentale, come una merda. Io non ci vedo niente di simpatico in questo. Ragazzi, testualmente c'ho anche il minutaggio. Sta ragazza è turbata, ha dei seri problemi. Lo vediamo, così diamo il contributo video a tutte queste persone che ci stanno vedendo, perché finora Ammazza sembrava una persona intelligente, invece è proprio una scema, un'approfittatrice. Voglio precisare una cosa, no? Io sono stato in tribunale per cose legate alla diffamazione, quindi so di cosa sto parlando, non sono un avvocato, ma so cosa si può dire, quindi prima che iniziate, non l'avete ancora scritto, siete stati bravi, ma tu dubbi, tu fai la stessa cosa, col cazzo, non mi ci gioco, finché una persona non rimane scottata, queste cose non le comprenderà mai. Mai. Bravissimo. Ah, e poi tra l'altro, ragazzi, è stata la parte più degradante di tutti. Il mio averla contattata in privato per cercare un dialogo, appunto, che non venisse messo in scena, no? Come a mo' di teatrino per ricevere consensi. Quindi credo anche gestita in una maniera un po' più matura di come ha fatto lei, nello spiegarle, diciamo, le mie motivazioni, perché si sbagliava ad avere questa idea di me, io ho raccontato comunque, ma proprio en passant, per quale motivo a me il pattume, la prima parte del pattume, mi strappava un sorriso, mi dava un po' di leggerezza, perché non era un periodo bello della mia vita. Lei ha detto in questo video che io ho strumentalizzato vicende passate, personali, per fare pena ed essere vittima ai suoi occhi, per non essere smerdata così come sta facendo lei. Mazza, ora in questo però aspetta, voglio aggiungere una cosa. Io me lo ricordo molto bene, tu quelle cose me sa, e mo mi darai te conferma, può essere pure che me sbaglio, tu quelle cose gliele hai scritte ancora prima che si aprisse un dissing, perché tu quando l'hai contattata tu ancora seguivi loro video e c'era stata quella cosa con Martina Piccus. No, io dico che quando l'ho contattata, quando si era venuta a creare tutta diciamo questa vicenda attorno ai commenti che lei mi ha detto che bisognava sputarmi in faccia. Ah, quindi tu parli della seconda volta, ok. Sì, è stato il 5 febbraio, okay. E all'ennesima frecciatina che lei mi faceva nei suoi video ho detto vabbè, io non le rispondo in pubblico, infatti non le ho risposto in pubblico, ho detto tenterò una conversazione un po' più civile tra due persone adulte, e nel condurre questa conversazione ho fatto vedere, ho disegnato il mio punto di vista. Lei nel video mi ha detto che io ho strumentalizzato vicende passate per far pena e non essere smerdata come lei ha fatto in questo video, che tra l'altro Sabri, tu ancora non hai contestato niente della mia live, cioè per dire. In un adesso video, non c'è un'argomentazione. No, non mi ha contestato niente, cioè legge le conversazioni, ma le conversazioni tu le leggi perché io in primis le ho fatte vedere, perché hai detto delle cavolate assurde, ma pure nel contestualizzare i miei video ha detto che il mio video era stato buttato giù, quindi poi vediamo. Vabbè, ma non lo dici. Ciao Strumox, comunque. Ciao stronzo, comunque io voglio aggiungere una cosa, no? Voglio ammettere che io sono coinvolto pure, perché è ovvio, lei è una ragazza mia, sento parole forti, quindi è pure ovvio che io sono coinvolto in prima persona, ma a me la botta finale me l'ha data quando t'ho visto in live che ha fatto la reaction a quel suo video, che stavi quasi piangendo, perché io poi so come sei tu,
so come agisci su internet e so come parli delle persone. E vedere una persona che ha sentito te che parlavi di lei, che ti risponde in quel modo velenoso, con una violenza proprio verbale gratuita così, te lo devo dire, mi ha fatto proprio provare un senso di vomito, sì, proprio fastidio. Sei un cavaliere. IG vomito. Vabbè, andiamo avanti. No, si teneva qui la sta cosa. Padiglioni auricolari ben aperti, le trombe da eustachio che squillino, perché se no è tutto, diventa tutto più con fatica. Però ripeto, comunque a me loro non piacciono, ok, lo ribadisco, lo metto sotto per iscritto, quindi io non voglio niente da loro. Cioè, ieri hanno fatto sta live, hanno bloccato, contestavano ogni mia parola, per carità, io trovo sempre tutto molto noioso. Invece sto video è un cavolo. Sti video di un'ora, sì, di te che parli con dietro i libri, sono proprio l'apoteosi dell'intrattenimento. Anestesia gratis su YouTube. Però va bene. Le persone a cuore aperto mentre guardano sti video. Vabbè, questo è legittimo. Sono noiosi. Amen, ci sta. No, certo. Io piacerò a loro, loro non piacciono a me, per me loro sono la fogna di YouTube, per alcune persone io posso essere idem, ok, ognuno per sé. Guarda come ha fatto fatica ad ammettere, sì, che per alcune persone poteva essere, no, pure lei. No, altro però... Fogna! Mi ha messo per paura. Per alcune persone, ipoteticamente. No, per più che altro l'ha detto lei adesso. Il solito discorso, cioè, perché dovremmo essere fogna? Cioè, spiega, ce lo può essere, può essere, ma spiega perché. Non capisco. Non ha fatto mezza argomentazione su un'ora e passa di live dove noi abbiamo argomentato ogni cosa. Io posso dire che fino adesso questo video di 10 minuti è una merda, perché quant'è? 15 minuti? Quanto abbiamo visto? 10 minuti è una merda perché spari delle sentenze senza argomentare. Cioè, questa è un'argomentazione. La tua assenza di argomentazioni è la mia argomentazione. YouTube per tutti, parafrasando un detto famoso. Quindi, come c'è spazio per loro, c'è spazio per me, seguiteli, cioè fate quel che volete, per me assolutamente neanche un centesimo. C'è gente che ieri mi ha scritto: senti, ma vuoi che io mi abboni al canale per registrarti la live? Ma assolutamente no, ma io non voglio. Ma che gente! Ma un genio del male, cioè lui si abbona per registrare la live, idiota encefalitico. Vabbè, la live la può vedere magari le repliche, ma le ricarichiamo. Magari le repliche, a parte che vengono ricaricate su YouTube, ma... È arrivato 007 de sto cazzo, va, Mr. Bean. Ma Mr. Bean. Quindi questa live su YouTube verrà buttata giù da lei? Ci provassi. Sì, sì. Facciamo contro una notifica che vinceremo. Se no ci vediamo in tribunale. Ok. Easy. Tanto ormai ce l'abbiamo i soldi per avvocati. Sì. C'è l'avvocata Sdrubalini. Abbiamo l'avvocato della Sdrubalini Corporation, stiamo comodi. Da parte mia, con le persone che mi sono confrontata, ci sono almeno 5 estremi per portare avanti una denuncia. Passare al guadagno. Ma tanto, se mo ricominciamo a vedere il video... Un centesimo di quella gente là, nonostante credo che io debba dedicare il mio 8 per 1000, cioè, perché mi sembrano delle cause da recuperare, dico proprio no, voglio proprio lasciare nel loro stato. Siamo delle siamo dei pezzenti, dei barboni. L'8 per 1000 ci serve solo. L'8 per 1000 che è l'abbonamento, no? Sì, sì, e siamo delle cause da recuperare. A quanti insulti sul personale stiamo tu verso di noi o verso di me, e a quanti io verso di te? Cioè, o me ne carico uno potentissimo alla fine di questa live, oppure taccio e faccio la persona. Che te sei magnato. Sto scureggiato da quando mi insieme. E sto male, sì, ma vedi, sto un po' in difficoltà, mi sta a far rigira tutto lo stomaco, te mo me cago sotto. Stiamo a lavorare. Lo so, ma te fa a mie spelle, no? Ti dà la mascherina, Simo. Mi sta esplode lo stomaco. È compromessa pure la mascherina, tanto sono arrivati i fluidi. Sto bucando i mutande a forza di andare avanti, dai. E dai. E fare che rimangano là, poi hanno cominciato a dire, ma anche tu fai body shaming, perché io gli ho detto dei capelli, vabbè. Cioè, far passare il concetto di una conciatura... piuttosto così singolare ma sono capelli normali miei. Poverino, perché non ha visto i miei. Ero pure scordato che mi aveva detto dei capelli. Guarda come si cioè, come si giustifica un commento sull'aspetto fisico dell'altro individuo. È incredibile dire di essere contro il body shaming e poi fare sta cosa. Io non dico nulla sul body shaming, però se vengo insultato per un mio attributo fisico,
Ti dico ha detto che quello che ha fatto verso di te non è body shaming. Appunto, secondo quale logica? Boh, perché è una acconciatura particolare, che Marra c'ha le treccine. Cioè, è assurdo. Vabbè, ma anche fosse... No, poi... non so, no, 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 capito, dico, ma anche capisci? Fosse... Cioè, boh. È che deve dire qualcosa contro e se attacca ai vabbè, capelli. Se era strabico, diceva che c'aveva un occhio che guardava la pasta e l'altro che girava. È una tua grande vittoria, cioè, questa, però. Cioè, se si deve attaccare ai capelli... No, sì, ha detto che vabbè, che non ho cervello e poi anche i capelli, che non era abbastanza insultare la mia intelligenza, deve insultare anche il mio aspetto fisico. Ha fatto la combo, cosa che se però fai con lei sul suo aspetto fisico, non è body shaming, a quanto pare. In quanto vabbè, pare, ti ha detto pure che l'altra volta che ti potevi mangiare tutti i microfoni, le webcam del Cerbero, sì, non raggiungevi l'intelligenza pari alla sua... Cafona. Tanto io a te, cara mia Sabrina, sul tuo aspetto fisico non dirò nulla. Bravo. Anche perché non è opportuno. Non è opportuno. Altro, vabbè, mi sembra già accessorio, già il tempo che abbiamo dedicato a queste persone qua. Comunque, fatto sta che Red and Lilium e compagnia bella sta sempre con questi, una c'è pure fidanzata, dimmi con chi sei e con chi vai ti dirò chi sei, vabbè. Scelte sue personali, discutibile o meno, tanto ci deve dividere lei le cose, non certo io. Comunque, tornando a Red Lilium, mi mandano questa registrazione dove io in soli forse 9-8 minuti, perché poi di più non si abbozza assolutamente, cioè anzi ti si ripropone su come ape peperonata, veramente, però ape peperonata nel momento che la mangi è buona, questa proprio indigesta secondo me. Non ho capito, indigesta. E Anna, nulla, diceva una marea. Sì. Cioè è Anna che si ripropone come ape peperonata? Sì. Indigesta. Pensate, io mi sto cagassotta a guardare sto video, cioè. La sei mangiata pure te la peperonata? No, no, io sto vedendo questo guscio vuoto. Greve. Di cavolate che io veramente, io vi giuro, sono rimasta sconvolta da queste cose qua. In primis, poi dopo vado proprio a contestarvi e a parlarvi delle cose che ha detto nello specifico, però la cosa che mi ha colpito è il fatto che lei dice, sì, io raccontavo nel video un episodio particolare, nel senso che dopo che lei ha fatto il video su Zoom, io stessa per la prima volta nella mia vita l'ho contattata, lei già mi aveva contattata. Cosa che non aveva detto nell'altra parte del video, l'ho detto io nella live, per forza lo devi dire. Perché aveva detto che io mi ero accollata. Sì, sì. Che non trovavo questo video. Sbugiardata su questo, però vabbè, nessuna prova mia è stata, fino a prova contraria, contestata, nessuna. No, però io comunque... Simone, se proprio vuoi sapere i punti cardini, io ho tipo il minutaggio 46 minuti e 35 e 55. Ah, meno male, se no al momento una morte. Prima che ci arrivavamo, a sto punto, vabbè, penso che per ora sì, poi andiamo a 35 e 55. Nei confronti di Giovanni, quindi non pensavo che Giovanni gli desse lo strike per una roba del genere. Secondo me l'ha fatta di getto, di impulso, perché non è che c'era niente di che, alla fine era una come tanti che voleva lucrare un po' sulla situazione e ha fatto un video, va bene. Poi tu che cazzo stai a fare invece? Cioè, ma te rendi conto? Cioè, si attacca al fatto che lei fa dei contenuti per lucro. Incredibile. Cioè, ma chi è che video monetizzato, raga? Quando si tratta di ma i suoi video sono monetizzati, ragazzi. Ma è lavoro. E poi tra l'altro loro sul pattume pure hanno parlato di altri, hanno fatto presunte critiche e quei video erano monetizzati, quindi c'è, in che senso? Cioè, perché muovere una critica se sei la prima a fare questo, capisci? Però tant'è, non sono una persona intelligente e chiunque mi sostiene non è una persona intelligente. Ha dato delle turbate anche pure a delle mie follower, delle mie followers. Sai che è un discorso privo di intelligenza. Ogni nostra live è a scopo di lucro. Che poi questa parola, no? Sta parola qua del lucro, io ho sempre detto, sembra la parola negativa, brutta. Cercate sul dizionario che cavolo significa lucro. Significa per soldi, è la cosa più vecchia del mondo. È come se mo mi arriva la femminista de turno che mi dice, ma tu quella live l'hai fatta per scopo di lucro. È ovvio che io la faccio per scopo di lucro, è il mio lavoro, ma questo non fa cadere le mie argomentazioni, le mie idee, quello che penso, quello che espongo e tutto. C'è proprio una cosa becera, sì. Certo. Un guscio vuoto, vedi? Sì, io, guarda come sto... Guardate, andiamo avanti. Mi sembra un pescatore qua. Cioè, sono proprio.
non so che dire, cioè, qualsiasi cosa lei la... in questo momento sto guardando l'aria fritta, però ha messo tutta la falsa riga della delusione, ma credetemi, per delusione se fanno altre cose una video di quel livello là. Comunque non divaghiamo tanto, tanto sto video su tutti i confusionari, io prendo passo da una parte all'altra, però cercate di seguire il filo perché già è complicata la situazione di sé per sé. Due, è noiosa. Tre, oggi ho un'emicrania da far spavento, ho dormito 2 ore perché poi dovevo andare in diretta radio, quindi figuriamoci. Quindi amatemi così come sono, come vi dico sempre. Quindi quell'unica volta io ho scritto io che non capivo il nesso per cui Giovanni gli avesse dato lo strike. E lei poi dice: ah no, ma Sabrina Bambi mi ha contattato tante volte. Ma non è vero, mi ha scritto in un'altra occasione, no, perché avevo messo il commento in evidenza di Fashion Makeup e lei diceva che io prendevo le sue difese, quando lui ha detto: guarda, esci al di fuori della beauty community, va a vedere pure negli altri canali YouTube il commento in evidenza, appunto perché durante lo scroll tu becchi subito una persona che viene nominata durante il video e si crea sotto un dibattito, cioè questa è, no, tutta sta dietrologia della difesa perché tu ne sposi il contenuto, eccetera eccetera, cioè io non capisco, ma comunque andate direttamente a okay. 35:55 perché onestamente sono pure spentola. Mara, non cantare sopra gli ospiti, mancanza di rispetto. Fa Marra. Qua è proprio esterrefatta, guardate come... Madonna mia. Mamma mia, sì, di cosa sta parlando, secondo me questo, dei miei capelli. Questo è il mio inconscio da 53 minuti. Tipo... una mano così e l'altra che sta a tappar culo. È tipo il meme della faccia, dai, sì. Cioè, la faccia della maschera di Mr. Frame è dietro così. Sì, sì. Sono rimasta allibita perché dico, vabbè, evidentemente sta ragazza è turbata, ha dei seri problemi perché io mai... No, io... rimetti un po' indietro, voglio sentire proprio l'attacco, no? Ma è meglio che sto zitto, io mi muto quando devo. Tra l'altro gli hanno detto di tutti i colori, che tra l'altro ne ho parlato malissimo, io gli vado a fare le confidenze. Cioè io sono rimasta allibita perché dico, vabbè, evidentemente sta ragazza è turbata, ha dei seri problemi perché io non mi sarei mai veramente sognata di andare da un qualsiasi individuo di YouTube, anche il più edificante possibile, e così a cuore aperto raccontate i fatti miei, anche se ci fosse stato un dialogo telematico così bello. Figurate una che gli avevo detto hai buttato merda addosso. Cioè, quindi vabbè. E io, in maniera molto neutrale e educata, perché io, guarda, tendo sempre a essere educata, poi quando mi fanno sbroccare, ovviamente... Educatissima. Educata lei, eh? Dolcissima. Educata, sembra che lavora a parolacce. Arrivate a 46, quando ci sta la parte degli escrementi. È così dolce che è quasi che diabetica. Dove che parte devo andare? 46. Sì, sì. Fondamentale, ma comunque di base c'è, cioè Giovanni Zummo, tu non sei manco un capillare di tutta qua la situazione là, ok? Se io ti dovessi spostare dall'apparato circolatorio a quello escretore, che è quello più adatto, cioè non ti metterei manco nel retto, nelle, cioè no, sarebbe date troppa importanza neanche per l'escremento, perché l'escremento concima e fiorisce alcune... Cioè, ti rendi conto? Ma sta ancora parlando di Anna? Sì! Sì, sono 46 io. Minuti. Ti rendi conto? No, sì. E poi lei dovrebbe fornire a me dei contenuti. Cioè lei dice... Io neanche mi ci volei avvicinare a quel... No, già lei... No. Lei dice a me che se voglio mi offre dei contenuti, ma sorella mia, tu oltre a fare gossip, oltre a fare le chiacchiere da parrucchiera, cioè oltre a buttare fuori vomito, a fare storytelling, ma che fai? Cioè ha un linguaggio forbitista. La forma scritta è pessima e in base a questo, ma perché lei ci lavora con questo, e in base a questo lei è il capo per decidere chi è intelligente, cioè se tu l'acclami sei intelligente, se tu invece ti discosti un attimo dal suo pensiero sei turbata, sei decerebrata, devi prendere lo Xanax, sei poco intelligente, sei un ignorante, hai una mancanza di acume, eccetera eccetera. Poi è la classica persona che ha il difetto, per nascondere il suo difetto che cosa fa? Te lo rivolge contro. Sì, quindi certo, per esempio lei è predestinata, no? Esatto. Quindi, ma poi tra l'altro sei pure mezzo sfuggiato. Proietta, no, proietta. No. Dicevi Anna? No, entro qualcuno.
introiettare. No, invece no, no, scherzo, scherzo. Quindi, cioè, queste sono delle cose, ho detto altre cose su, sugli altri, altri video, così come ho detto prima, ammazza, sembrava una ragazza intelligente, invece è proprio una sciamana approfittatrice, ma pigliati uno Xanax, cara mia, eccetera, eccetera. Cioè, ma io secondo me, no, è quello che dico io, ma io nemmeno per scherzo, nemmeno ironicamente direi ad una persona pigliati uno Xanax, stai turbata mentalmente, stai rovinata psicologia, io non lo direi mai. Manco scherzando, cioè questa persona non si prende la responsabilità delle parole che dice, cioè veramente a sto punto il peso delle parole viene proprio a mancare. Tu Marra, che ne pensi? Vedo molto preso da questa storia. Anzi, ma che ne devo pensare? Cioè, sto assistendo ad una persona che spara dei giudizi totalmente randomici senza un vero e proprio motivo, senza una vera argomentazione, quindi sono imbarazzato per lei, che te devo dire. Andiamo avanti, ma andiamo avanti, sono proprio curioso. Mi spiace, piantagioni e anche, ripeto, non stava neanche antipatica, no? Al okay. Primo così, la prima volta in cui l'ho vista, però, però rimango basito. La prima impressione a volte è fuorviante. Comunque un suo comunque valore in quella catena di robe là, tu non sei niente, ok? Quindi ti darei pure importanza su delle funzioni, no, vegetative anche piuttosto primarie, quindi proprio sì, lascia perdere, cioè parlare, no, mettere insieme parole, no, come se poi alla fine questo di quello che dice lei c'ha un senso, capito? Cioè, per me cazzola. Devi proprio abortire questa situazione fino a che sei nella condizione di non fare ulteriori figure di merda. Cioè, poi ha detto la visibilità di un personaggio, come a me se mi servisse visibilità. Ah, perché signorina, tu sei YouTuber, non sei proprio nessuno. E certo, che, paragonato a chi? A tuo compagno, paragonato al... Funzioni vegetative, stava a parlare del suo intelletto durante questi ultimi 40 minuti. Podcast, paragonato a chi? All'immensità di YouTube, ma chi è chi? Cioè, alla fine, fondamentalmente, tutto il rapporto alle comparazioni che si fanno. Io, il mio canale di Pallecchiatta, scusami, ho 30 milioni di visualizzazioni. Lavoro per una radio che fa milioni di ascolti al giorno. Lavoro per la TV. Ma che radio è? Ma tu lo sai, Anna? Pallecchiatta. Sì, tipo RTL, una cosa del genere. Mego io. Alla... Capito? Vabbè. Andrebbe veramente lì. Ma lo sanno RTL del suo comportamento. Mandate questo video a RTL proprio. No, questo minutaggio di tutte le carriere che va di questa, no? A me sinceramente ma mandatelo a RTL, lei in realtà guarda, posso dire una cosa, ragazzi, cioè ripagare con questo atteggiamento, no? Magari. No, Radio 101. Cioè, come dice lei, no? Le segnalazioni, le cose. Cioè, a me sinceramente non piace che magari una persona possa perdere il lavoro per delle stronzate che dice. Non deve perdere, assolutamente no. No, però, ma mica deve perdere il lavoro. Mandare cose, raga, lasciate stare, ma chi se ne frega. Deve sparare le sue cazzate. Più che altro mi fa strano che lavori per una radio perché non mi sembra adatta così. Ma poi se, magari se radio è bravissima, proprio... Cioè io dico da un punto di vista... Stai a dire che è raccomandata? No, ma che non mi mette parole in bocca? No. Sì. Ma no, ma assolutamente no. Dico che non mi sembra avere le qualità giuste. L'unica però... cosa che io ti ho detto, ma lo sanno alla radio che lei diffama le persone su internet? Cioè non mi sembra un dettaglio Simone, ma lei... Fa l'attrice anche per le Iene. Le Iene quanti servizi hanno fatto sulla violenza verbale, il cyberbullismo, eccetera, eccetera? Cioè io questo che mi viene da dire. Anzi, un ultimo servizio appunto su, non lo so chi era, Francesco Chiofalo, che ha fatto body shaming nei confronti di un'altra persona, l'aveva aggredita verbalmente. Ma a me non sembra che questo non sia aggredire verbalmente, anche figurativamente. E poi tra l'altro poi un'altra cosa si è pigliata al fatto che io l'avevo bloccata, così come ha messo la storia che avevo detto che l'avevo bloccata, l'ho sbloccata, e questo è sintomo di mancata sincerità. Ma dove? Cioè, ma veramente vive in un mondo tutto suo e il seguito che lei ha è altamente pericoloso, perché voi siete stati inseriti anche in queste cosiddette pagine di perculo che sono altamente pericolose e tossiche.
dove pure lo stesso Simone è stato tipo tacciato, linciato là sotto. Io non sono proprio andata a vedere, sono persone che mi hanno mandato gli screen, ho detto grazie e li ho messi tra i contenuti che ma mi di, servono. Ma dove, scusami? Su due gruppi, uno privato e un altro è un gruppo Facebook. Non so nulla, che gruppi sono? E poi te lo dico in privato. Sai qual è il discorso? Sì, che... No, aspetta un attimo, hanno preso di che mira la seguo, solo no? Me. Sì, pure te, hanno dubbi, top solo capro. Me. Parlato top capro, di te dubbi, riguardo una questione. È incredibile, no, non lo sapevo, non lo sapevo. È un capro, tu dubbi. No, pure in chat, questa non scrive Marra, ma... Cioè... Marra. Magari se avesse offeso te, a parte che ha offeso anche me perché mi ha dato del decelebrato, dello schifo, della trinità, della schifezza. Il fatto è che non me la prendo perché quando sono insulti puerili e insensati, cioè non ha senso prendersela, cioè, parlo per me, eh. Un conto è magari quando ci diffamano dicendo cose che possono essere ritenute reali da qualcuno, no? Maschilisti... Qua scrivono che in quel post di cui avete parlato l'altro giorno aveva commentato anche lei. Quale post? Quello da live ci voglio. Ah, forse dopo la live. Ma nel senso, già una cosa del genere quando mi viene detto fai un podcast maschilista, siete misogini, siete omofobi. Ma quantomeno. Avete un contenuto orrendo perché questo e questo, allora là posso incazzarmi perché è un qualcosa di infamante. Ma se uno mi dice sterco... fai schifo e non hai il cervello, non mi sento attaccato proprio. Ma pure a me mi scivola addosso, cioè, ma che, però che devi pure calcolare che non abbiamo tutti quanti il, il problema. No, io sto parlando per me. No, io risposto... Voglio fare questo discorso. No, ma lo capisco. No, ma te la provo perché io so peggio di te. A me, io veramente mi offendo. Io mi posso offendere se mi dite delle parole voi, ma io dai sconosciuti non... No, mi offendo se... Ma sai che cosa è, cazzo, guarda, se dicono cose false, se dicono cose false spacciandole per vere, queste sono sue... Cioè, battute il puerili. Problema è che ci sono queste persone, io chiamo il branco ormai, no? Che la sostengono proprio a spada tratta, avendo un loro rigore logico che non ha veramente riscontri con la realtà, ma davvero. Sono poi venuti nei miei spazi a chiamarmi pazza, a chiamarmi turbata, ho ricevuto minacce da parte di alcune persone che mi hanno detto se ti becco per strada ti faccio stare zitta, io così smetti la tua esistenza da merda. No, ma nel caso tuo, ho visto un attacco al mio canale. Lo capisco mio, perché t'ha fatto anche, diciamo, non solo delle offese, ma ti ha anche definito lucratrice. Quelle sono offese di un altro tipo, illazioni pesanti che devi assolutamente contestare, anche perché devi rivendicare il tuo lavoro, che fai anche bene, secondo me. Quindi quello lo capisco, io parlavo solo per me. Ma poi scusate, no, guardiamo pure gli spazi. Per esempio, se a noi ci mandano totte segnalazioni, non ci fanno niente, che siamo... più gente che ci guarda i video, quindi la percentuale è molto più bassa. A lei gli hanno buttato giù un contenuto, gli sono arrivate delle segnalazioni, perché ti faccio un esempio. Quando no? Arrivano a sti livelli, sì. Se a te vedono il video 1000 persone e te lo segnalano 100, non sarà mai come il nostro, che pure se so poche, che so 20.000, tra virgolette poche, te lo segnalano in 100. Cioè certo, l'algoritmo questo non lo so come funziona. È questione d'algoritmo, se no non si spiega come mai a lei gli hanno subito buttato giù il video e c'è stato dei malus su no, le segnalazioni questo... erano per incitamento all'odio verso una persona o un gruppo di persone protette. No, ma su questo hai ragionissima, e qua si tratta di lavoro, è come l'altra volta noi, cioè che queste persone si volevano mettere d'accordo per segnalarci eccetera, allora esatto. Mi sono incazzato perché è un discorso lavorativo che non ha nulla a che vedere con l'insulto, insomma, che ci ha rivolto, con gli insulti che ci ha rivolto, che per me si commentano da soli. Io ovviamente, lei ha fatto proprio una crociata, 3 video, 4 video, storie. Io non ho messo nulla delle persone che mi sostengono, tantomeno ho incentivato queste persone a commentare lì sotto. Mi conoscono per altri motivi e per me va bene così. Però ecco, se qualcuno, e poi è venuto in privato a scrivermi, ha espresso un parere che era contrastante con la sua opinione o a prendere la mia parte, automaticamente ci stanno qua
miei follower che possono testimoniare, sono stati tacciati di ignoranza, troll, persone che non stanno bene con la testa, eccetera, eccetera. E hanno anche gli screen, quindi, cioè, non sto dicendo delle cavolate, per dire come agiscono queste persone, quanto è tossica questa comunità, tra virgolette. Comunque quando tu vai a ledere il mio lavoro, è lì no, è lì no, qua c'è ragione. Cavoli. Mi associo al moderatore in chat che ha scritto: non insultatela fisicamente, ragazzi, dai. No, assolutamente no. Sta abbassando il suo livello, non fate, la stessa cosa che le ha fatto appunto, con Anna e con Simone. L'ho detto adesso, non fate i bambini. Cioè, no. Andiamo avanti? Sì. Sì, sì. Vabbè, ma secondo me puoi pure finire qua, Simo, tanto che quello che c'era da dire è stato detto, quindi... Tola Kuma intanto mi sta scrivendo in privato, mi ha detto che guarda i messaggi. Ma te stai in diretta pure sul tuo Twitch, mo? Sì. Okay. Tra l'altro c'è un altro video che possiamo vedere, Simo, che ho mandato l'altro giorno. È una ragazza che ci risponde direttamente sul body shaming. Non l'ho visto ancora, si chiama tipo rispondo al Cerbero Podcast. Scusatemi ragazzi, invio un attimo questi screen di questa persona che ha commentato in questo gruppo. Su Facebook intendi, quelli contro Simone? Su voi, Cerbero Podcast. E contro di me? È il tuo, Simo? Stai a cedere? Su contro di te non lo so, Simo, cioè contro di te non li ho. Ho parlato con una ragazza e mi ha spiegato per filo e per segno, perché poi se le persone pensano che nel loro gruppo ci siano soltanto quelli, i loro pari, no? Invece ci sono le talpe. Ma quelli che hai, mandali a Simone che sta primo WhatsApp, sì, capito? Sì, sì, sì. Mandali su WhatsApp a lui, Simone. Così li scarica e li mette qua in live. Aspetta un attimo. Poi magari ti dico in sede privata, e poi questa cosa l'avevo raccontata a Gianluca l'altro giorno, su che cosa sei stato attaccato tu, Simo. Quello la deporro per fanagoli ardire. Questi, tanto dura 30 secondi. Delle poche è una delle conseguenze quando hai un gruppo ristretto che segue un personaggio così tossico. Si creano persone accanite che rispecchiano le idee di chi seguono, no? Quando invece c'hai un gruppo, diciamo, più ampio, dato anche a voi dei turbati, raga. Cioè, li vedi proprio quando ci stanno sti canali così accaniti, si crea quel gruppetto tossico. Uh-huh. Una cosa proprio. Ma che è uno screen nostro là. Ti sono arrivati? Ma è uno screen nostro quello sotto. Sì, sì, perché tenevo Twitch. Ah, detto. Pensavo fossero loro. No. che già pronti. Rozzi. Vediamo questi screen di queste persone simpatiche. E poi a me dice che non so parlare, ma sa prima tu non sai proprio scrivere. Decrerebatri, dai, onestamente. Decrerebatri. Perché non me l'apre, mamma mia, che palle. Io mo stanotte te me sogno un fagocero che me insegue, va. Appunto. Devo un attimo qua. Decrerebrati podcast. È sufficiente? Mi autocito. Degni compari di Jessica Rabbit con le sue live da Alive. Pagliacci, cioè, te rendi conto in maiuscolo, ma sembra tipo uno di quei boomer che scrivono sui gruppi del 5G. Raga, non che lei le colli, porco dio. Ma poi dice questo qua, dice si ritrovano per cazzeggiare con la scusa che stanno lavorando. Niente, non capiscono. Viviamo insieme, Simone. Marra, Simone, eri stato attaccato perché per motivi di lavoro eri andato da Elettra per poter streamare. Ora, adesso scusami un attimo, la team ha avuto dei problemi, anche io ho avuto dei problemi qua con la centralina, comunque più o meno la zona è quella, no? Sì. Quindi io credo che stiano facendo dei lavori. Tu eri andato da Elettra per poter streamare, perché voi una live che non fate, che non portate online, per voi è un danno economico. E poi la team vi aveva detto che era un problema abbastanza importante, quindi poteva prevedere più e più giorni. Ma io voglio capire nella mente di queste persone dov'è l'assonanza tra una Sabrina Bambi che si alza la mattina e va a lavorare in radio e ritorna a casa, e tu invece vai a lavorare per fare un podcast. Sì, lei non è che lavoriamo, cioè secondo lei cazzeggiamo, capito? Davide, facendo quella cosa hai abbassato il livello del mixer e ora siamo bassissimi. Com'è possibile sta cosa?
L'hai mandato in clipping tipo scoppiato. Ok, sta... Ah, sta tornando normale. Bellissimo. Però, breve. No, no. No, dicevo che... Sì, non... Ha scassato tutto. Mio Dio. Ho spento e riacceso il mix. Ok, dovrebbe andare bene. Marra comunica con gli ultrasuoni. Confermo su Elettra. Sì, allora... Elettra ha scritto confermo su Elettra. Per una volta che è fattuale. Sì. Io non devo giustificare nulla. Capito? Stronzi dell'Inquisizione che non siete altro. No, non ma devo giustificare... detto bene Anna. Lei va a radio sì, e no, tu ma hai fatto adesso, la stessa io cosa. Io parlo per me. Ho parlato ora, quando ho fatto. Basta. Sì, sì, sì. Raga, ma il lavoro non è divertimento, è lavoro, così come una persona no, va pure in radio scopato, per poter mangiare. Ma lo posso dire? Ma si potrà dire? Ho pure scopato, Scusate, ma che no, vuol ma dire? Ma ti sei trovato lì, è normale. Io non mi devo giustificare di niente. Di niente. La caccia alle streghe, raga, cioè è assurdo. È comunque assurdo. Ci sta l'altro commento suo, i bovi che danno cornuti agli asini gli fanno una pippa ma sono seri, però seriamente turbati quello sì, cioè se metti in bocca la parola che è un è ignorante, non ha acume, è turbato, cioè beh, effettivamente dopo la visione di questo video sono un po' turbato. Beh. Anche io. Quindi da due gli screen che ha mandato, giusto? Da che pulpito? Cosa? Capito? Sono due screen diversi quelli che ha mandato? Sì, sì. Confermo sono Elettra. Ha scopato. Confermo sono Elettra. Ah, ok. Mamma c'era. Mia. Ah, mi fai morire, ma la cosa assurda è che per Red Lilium il trio Cerbero Leso sei una bulla. Beh, giustamente una persona... I bovi che danno cornuti agli asini... gli fanno una pippa, ma sono seri? Spero per loro di no. Io non mi sono mai rivolta a lei con le sue terminologie e accezioni, badiamo bene, quindi sì, cara mia, poi come lei ha detto, ha riportato un detto del nonno, che il nonno ha detto che bisogna abbassarsi al livello dell'interlocutore, io credo che il suo livello, quello lì, è proprio di default, è di base, cioè quella è una scusa. Ma il nonno se vuoi fare saggio, signore, però... sei signore, la fai sempre. Il nonno aveva ragione, però lei lo sta citando malamente. Esatto. Oh. Vabbè, raga. Grazie Anna, perché non so se questo in realtà ti compete anche questo video, quindi se vuoi guardarlo insieme a noi, è questa... un video risposta di una ragazza a noi sul discorso body shaming. Ah, perché abbiamo parlato di lei. Lei no, del body shaming. Ah, okay. No, lo domando perché non l'ho mai vista, solo ragazzi, per mi dispiace carità. Soltanto per la io ho abbassato proprio il gain, il volume. Ma, cioè, ma come Simone te lo risolvere? Potrà dire perché ce l'ha pure lui questo Blue Yeti, se abbassi il gain non accade un cazzo. No, io bisogna farlo dalle impostazioni del computer, ma io uso un Mac. L'avevo scritto su WhatsApp, è ancora diverso, io uso un Mac, non c'è niente. Comunque non ti preoccupare, tasto start, impostazioni, audio e poi in basso c'hai proprio la cosa che ti avevo fatto vedere su quel video, che lo abbassi. Vabbè, l'audio. Ma mo ci sto pensando io, alzando e abbassando di conseguenza ogni volta. Prima poi si mettiamo il contributo di porro. Vabbè, scusami Simone. Il contributo fondamentale, imprescindibile sì, di porro. Sì. Porro. Così, un momento goliardico. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Grande. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Questo Parlamento che si caga sotto, caga sotto, caga sotto, toc toc, caga sotto, toc toc, caga sotto. Ma la cosa certa è che... Io adoro porro, sento che siamo molto simili. E l'ho anche conosciuto di persona. Ora, e le imprese devono soldi, ora, e le imprese devono lavorare, ora, perché se non sono morte, zero. E agli italiani servono i soldi, ora, e alle imprese servono i soldi, ora, e le imprese devono lavorare, ora, perché se non sono morte. E quando sono morte le imprese? Se non potranno pagare neanche i nostri parlamentari, che tra l'altro, ma porca puttana, non abbiate paura. No, io non sono mai d'accordo con Porro, però lo ascolto nella sua zuppa perché fa un buon riassunto un buon riassunto delle notizie, una rassegna stampa interessante. Non sono praticamente mai d'accordo con lui, però mi sta simpatico. Toc toc! Sentiamo questa signorina. Allora, sì. Io ho bannato Beatrice oggi pomeriggio. Allora. No, si sta rilamentando. Ma prima ha attaccato anche me, non ti preoccupare. Perché? Vabbè, verrà bannata. Ma lasciala Marra, stare. Tu dimmelo quando ti attacca Beatrice. Ma lasciala stare, dai.
Lo sai che io sono sessista, per le donne chiudo un Beatrice, occhio. Sarai, sarai protetta da Mr. Io Fame. Mi aveva diffamato. Che ha scritto? Oggi pomeriggio. Che ha scritto? Nulla. Andiamo avanti. Abbiamo anche la contestazione. Evviva! Che mi aveva scritto oggi pomeriggio per il quale mi sono incazzato? Vabbè, sti cazzi. Allora, questo video si chiama Rispondo a Cerbero Podcast. Come se fosse un'entità unica. Morbida nu, body positive, body acceptance e grassofobia. Vediamo cosa ci risponde. Dai, questo, questo pigiamino del H&M. Top pigiamino. Pure io. Con i fiorellini. No, invece dei fiorellini ho le bananine. Cioè, c'hai i balenine? Le bananine. Questo video non era in programma. In realtà non era in programma nessun altro tipo. Perché ci hanno tutte le stadio bassissimo? Infatti io non sento proprio niente. Sto pure... O basso o alto. Adesso Simone avrà del duro lavoro. Eh sì. Ma intanto puoi alzare la soundbar come l'altra volta. Comunque, Anna, ti devo chiedere di mutarti Mod, e poi smutarti quando vuoi parlare. State tranquilli con queste sospensioni. Fatto, ecco, ecco. Mod, state calmi con queste sospensioni, non esagerate. Nessuno spavento, aspetta. Gestiamo noi. Facciamo da qua che non male. Vi fate prendere la manina. No, ma adesso dobbiamo ascoltare quello. Vabbè. Non vi fate prendere la manina, moderatori. Possiamo iniziare ma certo, andiamo. Di video, questo perché comunque c'era sì l'intenzione di tornare, però fondamentalmente ci sono stati un po' i problemi che tutti sappiamo e quindi non me la sono sentita, l'umore non è stato dei migliori, mettiamola così. Ieri però mi è stata sottoposta una live che è stata fatta l'altro ieri dal canale Cerbero Podcast. Io sto guardando questo video non sapendo che cosa dirà, con tutto il beneficio del dubbio, mi sembra c'è una ragazza che vuole dire la sua opinione. Hanno mandato in 2-3, vediamo. Mo, non voglio partire prevenuto. Pure a me in privato, visto che oggi sono entrato su Instagram dopo 5 giorni. No, ma infatti, tranquillamente. Però la gente non mi risponde. No, analizziamo, vediamo. L'unica cosa che posso dire è spero che non depensi. Sentiamo. Premetto, io questo canale non lo conosco bene. L'ho sempre sentito solo nominare, non ne seguo i contenuti, non rientra nei miei gusti e quindi mi è capitato di vedere qualcosa, ma proprio a spezzoni, sempre per quanto riguarda le tematiche che io porto su questo canale, che sono quelle incentrate fondamentalmente su body positive. In realtà poi sappiamo che insomma tratto anche altre cose. Ora, diciamo che a me mi è venuto sempre da mettermi le mani nei capelli, perché ne sparano di cavolate, però finché se la sono cantata e suonata da soli, va bene. Argomento. Cioè oggi Marra non dà le botte al tavolo. Hai capito? Io sto tanto tranquillo, no? E questo mi dà fastidio, vedi? Non è l'offesa, se mi avessi detto Marra è un coglione. Detto, non ho mai visto... Capito. Sì, cioè io vivo questa cosa, non proprio... È questo che a me mi manda in bestia. No, ma l'ho percepito. Tu mi vuoi pure escremento. Va benissimo. Ma sta cosa mi dà un fastidio. Non ho sparano, mai visto le cose, non li conosco per niente, però... Sparano delle cavolate. Io quando mi dicono così e non argomentano Simone mio, mi sale un demonio che neppure Jack Nicholson in Shining... Ma andiamo avanti. È tutto metaforico. Così, cioè, nel senso, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e che ti aspetti da uno che dice... Cioè, ma te. No, aspetta, non ho sentito che... Non c'è il peggior sordo di chi non vuole sentire, cioè te, che non vuoi sentire il podcast. Sociologico, che c'entrano le competenze, cioè ognuno può dire il suo... Perché... Ti prego, già ho capito. No. Questa è la logica di Cima d'Arapa. Scommettiamo che sicuramente la segue. Io sono sicuro. Questa è la sua logica. Non potete parlare di queste cose perché non avete studiato il body positive. Io sono curioso di sentire Anna, che lei ne capisce almeno. Sono sicuro, sono le stesse parole. Sono sicuro al 100%. Guarda, faccio stillazione. Vediamo se poi ci azzecco. E tu che ne pensi, Anna, di quello che hai sentito fino adesso? No, io non ho sentito praticamente niente. Avete non possiamo bastanza parlare di queste tematiche perché non abbiamo le competenze. Come se uno non potesse parlare. A parte che, cioè, comunque il mio lavoro comprende anche il discorso della salute. Tutto il resto, cioè la sensibilità, l'ironia, la satira, cioè non sono scienze esatte. Non è che c'è il patentino dell'analisi sull'umorismo o sulla sensibilità. Mamma mia. No, non sono assolutamente d'accordo.
non è che in determinati campi si deve avere per forza una specifica competenza, come per esempio nell'ambito psicologico, psichiatrico, medico, eccetera, eccetera. Però parlare di body shaming, perché una persona ne deve parlare soltanto in quanto vive una condizione oppure l'ha studiata? E poi tra l'altro pure tu, Marra, o un Simone o un Gianluca, in qualche modo potrete essere assolutamente degli autodidatti, studiare l'evento, il riscontro a livello sociale, culturale, eccetera, eccetera. Perché una persona si deve trovare per forza nelle condizioni? No, ma nel senso, a me già dà fastidio questa cosa, no? Non avere competenze, non parlare. Vai subito nel merito, dimmi cosa sbaglio. Io spero che argomenti, dimmi cosa sbaglio. Io capisco, capisco se cioè, parlassimo di scienza, ok? È chiaro, là non puoi parlare. Ma boh, cioè, mi pare un'assurdità. Tra l'altro, se non sbaglio, lei fa riferimento alla live che abbiamo fatto con quella ragazza, Simone, con Anastasia. No, stavo qui, ho qui Marra il post dove ci dicono okay, quella cosa. Dopo lo vediamo, no? Penso che lei faccia riferimento alla live con Anastasia. Cioè, hai riscoreggiato già. Ma non è vero. Sei un estamento dei muri. Non... Vabbè, dai, sì. No, vediamo sta cosa. Da, perché vediamo sta cosa. Ha fatto venire il sangue al cervello. Vediamo sta cosa. Un post comunque, su un gruppo Facebook. Stasera, proprio. stasera sarà lunga. Non prendete impegni perché. Io chiamo Anna e resto questa sera un po' emafeci, capito? Olezzi. Grazie per il sub, Ezzi Pezzi. Flame soffre di meteorismo? Non ho capito. Soffre di meteorismo? E che c'entra? Ah, se hai visto il mio WhatsApp, ragazzi, che c'entra? Mi dispiace. Che c'entra? No, un discorso di astrologia. No, ma io non so astrologo. Vabbè, se hai visto WhatsApp è tutto zoomato che si sarà visto. Beh, capirai. Sti cazzi. Comunque, questo qua è il post in questione, però dobbiamo aprirlo. Fatto quando? Dobbiamo aprirlo più grande. Ecco. 17? O leggo male? 17 aprile. Mazza che... Dai, Gianlu, te prego. Ma non so io! Anzi, dai, mi intossichi, porco... Ma perché? Ma non... Grazie per il sub, Saxon. Ma stracciata la serata, sta Bambi. Dannate, sfigate e bannate. Ma che è poi con la foto di scemo più scemo? È il gruppo all'interno della quale aveva risposto Sabrina Bambi, dove erano state mosse le illazioni contro l'eventuale spostamento di Simone, eccetera, eccetera. Vediamo la critica dell'esimia Gigina Tappezziera. Ma l'immagine rappresenta loro? Scemo più dannate, scemo? Dannate, sfigate e bannate, perché per ipatetico non era nel loro vocabolario. È un gruppo di per culo, ragazzi, quindi dovete entrare nell'ottica. Dai, siamo carichi. È goliardico. Quindi vivono assieme, ma almeno uno di loro va dalla fidanzata che non vive da sola per scroccare internet. Top mistificazione, non c'era internet a casa, per lavorare sono andato, non mi devo giustificare. Ma che scroccare? Cioè come se non avessimo una linea fissa. Sì, 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 proprio. In un mondo in cui neanche Linus e Nicola Savino lavorano nella stessa stanza, noi viviamo insieme, viviamo insieme. Ce l'hai detto anche tu prima, imbecille. Nella stessa stanza arrivano questi e senza mascherine e guanti registrano maratone YouTube. Maratone. Mi sa che l'ho pure letto e commentato sto post. Cioè noi dovremmo avere i guanti. Porco su WhatsApp, dovremmo avere i guanti per streamare. Sì, sì. Col guanto proprio si misura la prostata, sì. Che e poi andiamo tutti nello stesso bagno. Cioè, sì, sì, totalmente inutile. Bisognerebbe stare con la mascherina in casa propria. Maissima quello in foto, Simo. Non lo però so. Photoshoppato. Non lo so. Qualcuno sa se è consentito da decreto? Perché se no gli mandiamo l'inquisizione, Ci mandano la sacra inquisizione sotto casa, Sì, sì. Ridicoli! Sì, ci fanno ridicoli. Una manica di bocchini, ci fanno la sacra inquisizione. Ma vanno incazzare, proprio fascisti! Fascisti! Siete dei fascisti! Mi fate schifo! Vorrei capire perché le ASL disdicono gli esami del sangue per non farci uscire e questi escono. Grazie. Non esco da 2 mesi, tipo, ma ok. Andiamo, siamo andati a fare la spesa prima, Marra. Ah, beh, sì. Dovrebbero internarci. A parte motivi di spesa. Cristiano Tolotti, sei mio amico su Facebook, verrai bannato. Ti bloccherò. No, è un mio amico di Facebook. Ma questo è il mio profilo, tra l'altro. Ah, è anche tuo amico, sì. Scusate, è il nostro amico su Facebook. Mi pento di aver accettato tale amicizia, ma non potevo sapere.
Ma sono io Simo. Ah, è un mod. È un mod, è Tola Guma. E vedete la faccina, magari ha messo grrr. Capito. Poverino, ha messo il grrr. Poverino, ma Tola Guma è intoccabile. Tola Guma. Che cazzo ne so, vabbè. Ha messo la risata, ha detto, ha messo la risata. Ma Tola Guma, ma non si preoccupi. Ma forse, forse Simone. Abbiamo anche noi delle talpe. Ma se abitano tutti insieme, non credo ci siano problemi. Buongiorno. Sono coinquilini? Sì, cara mia, Gioia Maina. Tutti insieme non li sopporto. Quindi con non l'immagine nulla profilo di Daria, perché io sono una donna acida e odio tutti. No, sei solo una sfigata! Grazie per il sabato. Possiamo anche aprire un bel dialogo su chi non mette la sua faccia, però mette tipo gli anime, ma non lo faccio perché anche io non metto della mia faccia, avendo una maschera per altri motivi, quindi mi astengo. Ma tutti insieme andiamo, non li sopporto, quindi non so nulla delle loro vite. Non 15 risposte addirittura. La Madonna. Spostamento per motivi, questa qua è uno screen di una mia storia. Spostamento per motivi lavorativi. Se non streamiamo, non mangiamo e non paghiamo l'affitto. Fattuale! La verità, raga. Mamma mia. Poi parliamo di questa cosa dell'affitto, eh? Parliamone. Mamma mia. Cosa? Vogliamo parlarne? Ma dell'affitto. Meglio di noi, ci seguono. Cosa? Parliamone. Ma meglio di noi, no, ci scherzo, seguono. Scherzo. Non ho capito. No, niente. Ma riguarda me. No, che te? Non ho capito. Lavori a casa, ma poi pretendono. Andiamo avanti. Dei lavori avanti. Lasciati così, ma poi pretendono i soldi. Andiamo avanti. Andiamo avanti, dai. Quindi tutti quelli che non possono lavorare per rispettare il decreto, tutti scemi. Ma no, a noi dispiace per chi non riesce a lavorare. Alcune persone possono fare dei lavori, cioè, se sono lavori spostamento, certo. Se sono lavori che non coinvolgono altre persone, lo puoi fare. Tutti sposti da punto A a punto B. In macchina, non coinvolgendo nessuno. Se uno ha l'apposito foglio, ragazzi, firmato, certificato, approvato, non vedo che problemi vi ci dimenticate siano. Quando siete stati fermati comunque dalla polizia, sì. E vi ha certificato, sì, che il vostro spostamento era per lavoro. Questo succede, sì, della polizia. Successe un po' di tempo fa per andare alla vecchia casa per streamare. Sì, per streamare. Sì. Erano dei primissimi qua due non avevamo ancora internet. Sì, non avevamo internet la sera, tutte le sere. Ci recavamo a casa per streamare, ci hanno fermato una volta e ci hanno detto andate tranquillamente perché addirittura non avevamo l'autocertificazione. No, perché era proprio i primi giorni, sì, che ancora non si capiva un cazzo. Ci hanno detto no, fate, che noi ci siamo spostati da punto A tutti e tre insieme, punto B, certo, casa vuota, tutti e tre insieme. A me dispiace, pensa a tutti noi del Cerbero, certo, dispiace per le persone che non riescono in nessun, certo, modo a ma lavorare. Questo non deve essere un motivo, non deve essere un motivo per fare i martiri e non lavorare. No, se possiamo, solo perché alcune persone non, purtroppo, ma soprattutto, ci spiange il cuore, non riesco. Soprattutto capisci che questa è una mentalità frustrata e basta. Cioè, certo, non c'entra niente la solidarietà, sì, sì, con, esatto, gli altri. Cioè, viene scomodato il discorso della solidarietà quando in realtà no. Perché se tu ti lamenti delle persone che non lavorano, ma punti il dito contro chi sta andando a lavorare, esatto, fai lo stesso discorso. Sì. Cioè, lo, esatto, fanno perché gli stiamo sul cazzo. Sì, certo. E preferirebbero che, non lo so, non lavorassimo. Una cosa proprio scandalosa. Guarda. Andiamo avanti. Fiore Bianchi, no, che ha detto questa cosa a 11 like. Che si sta a fare, Gialu? Bravo, vorrei mettere modalità studio per mettere pure Anna mentre legge. Ma così non leggo, zio. Dai, la metto io, Anna. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, sto guardando dall'altro schermo. Allora, Fiore Bianchi, vediamo che immagine profilo ha di Peter Griffin. Tutta gente che non mette la propria faccia, incredibile. Vabbè, per loro è normale non mettere la faccia e mantenere l'anonimato oppure degli acronimi, perché è un gruppo di perculo. Vabbè. Devi entrare nel mood, Simo. Motivi? Deve entrare Mr. Flame. Allora, ah, no, tu non ci metti la faccia perché hanno fatto pure una storia dove ti giudicavano perché tu non mettevi la faccia. Ah, top, coerenza. Due pesi e due misure, sì, sì. Beh, bravi, complimenti. Chissà perché non sono per niente stupito. Stupidi. Allora, ci sta appunto Daria, no? Gioia. Motivi. Aspetta, fammi fare un po' di zoom. Va, che...
fa un contro più goliardico, bravo. Motivi lavorativi, se non bestemmio guarda, non considerando che esistono 1000 programmi per fare live di gruppo. Viviamo insieme! È quello che facciamo, infatti, testa. E con gli ospiti lo facciamo. Non avevamo proprio linea. Tipo in questo momento. In quel momento, ripetiamo per l'ennesima volta, non avevamo linea, non sapevamo per quanto tempo non avremmo avuto linea. Siamo andati in panico per questa cosa, poiché ci paghiamo da mangiare e l'affitto in una casa appena affittata. Abbiamo fatto quello che qualsiasi persona avrebbe fatto. Spieghiamo però. Uno dice, vabbè, un giorno, due giorni senza live. Il nostro è un tipo di lavoro che se molliamo e non streamiamo per qualche giorno abbiamo delle perdite a lungo tempo, perché per una serie di fattori che non sto qui a spiegare a chi non riesce neanche a capire l'ABC, perché qui vedo proprio del vuoto cerebrale. Ragazzi, però ma il lavoro dello streamer non viene percepito come tale da queste persone, cioè, capite? Linus e Savino non lavorano più nella stessa stanza. Ho detto tutto. Ma perché quelli andavano in uno studio? Ma che c'entra? Ma c'avete proprio la ruggine nel cervello. Noi abbiamo lo studio dentro casa. Questa è una stanza di casa nostra, fatta ad hoc per lavorare. Lavorare. Viviamo insieme anche per lavorare. Cioè, ma ci vuole tanto a capirlo che stiamo anche in pigiama. Cioè, io sto col sotto del pigiama in questo momento. Sotto del pigiama. Nessun programma palle così, tu uci de cocco staserata. Nessun programma radiofonico in pratica. Lavorano a distanza. Sì, lo so, Linus in radio, Savino a casa, vabbè. Ma a parte i professionisti, anche su YouTube si sono organizzati. Ad esempio, proprio adesso è in diretta Merluzzo. Grande Merluzzo! Oh, è proprio il simbolo! Il simbolo sì, della bontà. Va. Sto qui i Crocs da 2 euro sto. Qua pronto? 2 euro. Secondo te io che vado fuori in studio col pigiamino blu, con la Crocs del marocchino? Credo. O i ragazzi di Space Valley che non vanno in studio a registrare. Noi non andiamo da nessuna parte! Non andiamo da nessuna parte. Vabbè, le nostre stanze sono letteralmente a 5 metri più in là. C'è la cucina a 2 metri. Madonna mia, sono frustrati, ragazzi. Sono persone frustrate. C'è capito. Maurizio Merluzzo lo YouTube. No, vero. Ma fanno guarda qua. Ma fanno tutti live insieme, ma ognuno a casa propria. Evidentemente queste rane. Rane pure, capito? Testa di cazzo. No, forse dai, no, non ci credo. È un non usare rane, maledetta. È un fan troll, zi, dai. Rane fan. A me. Comunque. Rane a Mr. Flame. No, buono. Spacco tutto. È un nostro fan che voleva un po' di visibilità. Ti vogliamo bene, non è possibile. Oppure voleva infiltrarsi, come facevo io. No, volevo dire che Maurizio Merluzzo è lo youtuber più buono del mondo. Sì, no, Citto Don Vito. È vero. Va bene. Fattuale. È un bravissimo ragazzo. Pure Scilla fa lo scemo da casa, Wilwush, no? Tutti i buoni stanno cercando. Siamo a casa anche noi. Siamo a casa, è una casa questa. È una casa. Ah, sì, home, ma house. Non ho capito, ma noi abbiamo uno studio all'interno della nostra abitazione. È incredibile. Sono Mister Mara, confermo tutto. No, questo qua è uno sono studio. Io pensavo che era appiccato un incendio qua, che era tutto nero. Non pensavo fosse uno studio. Ma è incredibile questa cosa. Pensavo che era una stanza che aveva su fuoco qua. Ma funziona come cosa? In pratica tutti, pure Luis e Fedez con Muschio Selvaggio. Loro no. No, è troll. Ti prego. Sono sempre più convinto che sia un troll. Ti prego. Dai, ora li taggo. Ho un'idea. Immagino che ti tagga sto cazzo. Ma anche i servizi di Striscia la Notizia vengono realizzati ognuno a casa propria. E questi tre invece si spostano di casa in casa. Schifo. Non hai capito un cazzo, Alessia Romano. Non hai capito un cazzo. Nome e cognome. E questa volta devo fare nomi e cognomi. Perché noi non lavoriamo con il favore delle tenebre. No. Queste rane abitano insieme. Vabbè, è un troll. Claudia, no, ragazzi, Claudia è troll. Una nostra follower. Appunto, dico, sta trollando. Appunto. Questa ragazza, ve lo posso assicurare, ed è quella lì che mi aveva avvertito di questo post. Quindi, unica stupida anche in questa questione è Bambi, perfetto. Allora, vediamo Luca Giurin. Dimmi, rasserena.
Luca, no, gli altri non credo che siano troll. No, scusate, ma è possibile tutto questo? Ci sono malati oncologici che stanno che stanno aspettando cure. E sì, per colpa tua. Per colpa tua. Per colpa, i malati oncologici muoiono, capito? Esami rimandati, negozi chiusi e negozianti senza un soldo, lezioni scolastiche fatte a distanza, trasmissioni TV sospese o con studi vuoti, e questi tre, mamma mia, guarda, si ritrovano per blaterare, si ritrovano, dalle nostre camere, sì, da letto. A parte quella circostanza in cui sono andato da Elettra, ripeto, perché mancava internet, sempre per lavoro, a caso sul nulla, chiusi in una stanza senza protezioni, come se nulla fosse. Ma viviamo insieme, protezioni di che? Madonna. Ma quei decerebrati che li seguono, mamma quindi mia, sta guarda, parlando io... di voi, oh mio di Dio, voi? Sta parlando proprio di me. Non se ne fanno le domande, ragazzi, fatevi delle domande in chat, E datevi delle risposte, come direbbe Marzullo. Sbaglio chi può lavorare in smart working è tenuto a farlo? Lo stiamo facendo siamo da 2 mesi. Ma era smart working pure prima della quarantena? Meno sempre... smart, perché magari avevamo gli ospiti fisici. Sì, ma è proprio smart. Ci siamo adattati, smart però. Working. E allora chi sono sti tre signori per fare il cazzo che vogliono? 26 cazzo. Risposte, zi. Ti prego, nozzi. YouTube fa cacare, non vive cacare. Con gli altri due. Fa okay. cacare? Ma davvero, sì? Così ha scritto. Non vivi? Ah, è vero, ma sì, ma tu non vivi un gruppo proprio analfabeto. Ah, ragazzi, è vero, io non vivo qua, vivo da tutt'altra parte. Sei un clochard. Non me ne ero mai accorto, però. No, ma sai perché? Perché, guarda, perché le vostre stanze stanno là, okay. E la mia sta là. Vabbè, effettivamente non vivi, certo, nella stessa casa. Sono lontano, sono in un'altra parte proprio. Sì. No, vabbè, sono d'accordo. Sì. Incommentabili proprio. No, ma sono d'accordo. E per dire questa cosa, cita la mia storia, cioè, quando stavo da Elettra. Questo non è Erbero Podcast, questo è Erbero Podcast, no? Tipo su X-Men, Simone... No, paraparapa! X, in realtà è paraplegico. Il professor X, no? È paraplegico, Marra, in realtà. E lui è un ologramma del Cerebro. Il Cerebro Podcast, di Mortacci Vostra. Io giuro, gli metterei il cazzo... Proprio tra Pezzi e Pappagorgia gli farei fare la Via Crucis 1-1, ti giuro. Un veleno. A parte che il professor Xavier è il conoscitore italiano, secondo me. Dai, va, guarda. No, è vero, l'assomiglia questa sera. Tra l'altro, questa Gigina tappezziera che verrà querelata attraverso la polizia postale, risalirò al tuo nome. È già e stata arrestata? Sì. Utilizza sempre la storia quando stavo da Elettra, quando scrivo spostamento, per dire però che non vivo qua. Follia questa pura. Persona sarà querelata. Sarà, verrà querelata. Verrai querelata. Ragazzi, ci troviamo bene, qui. Complimenti. Ci troviamo qui con due mutanti. Oh, che cazzo sta succedendo? Giallù. Non so io, sì. Sì, sì, siete con la barra spaziatrice, sì. Ma che sta telefono... stavi con la panza sulla barra spaziatrice? No, il telefono. Che cazzo è? La panza. Madonna, che è? Ma che cazzo è successo? Ragazzi, sta succedendo. E che sono canguro, che cazzo. Io mi ha preso per un canguro. Ma c'eri pure tu, Anna? Ma ti sei un problema t'ho intravisto. Greve. Sì, 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 è il quel video, Marra, ti ricordi? Aspetta, leggiamo, ma questa cosa, ma che stai a fare, Simo? Sto tornando su. Esatto. L'ultimo video che feci su Giovanni Zoom, dove la Bambi mi commentò e iniziò a scrivere delle cose che non stavano né in cielo né in terra, e secondo me non trovavano un punto di incontro, erano altamente tossiche ed infamanti. Tolsi quel commento, quindi tutti i commenti che erano di seguito a venire, però li screenshottai e infatti li tengo pubblici sul mio account Instagram. Però sei censuratrice, hai detto a Zoom che censurava, sì, ma Zoom censurava dei commenti critici portati avanti con educazione e con rispetto, invece là si parlava di sputare in un occhio, che non stavo bene, che stavo rovinata, il senso è diverso. Allora, aspetta... poi c'è giustamente Claudia che dice invece sì, che viviamo insieme, no? Cioè che io vivo con voi. E sì. poi ci sta Sergio Artico, presidente della disciplinare, sì, avvocato sì. E studio legale. Immagino. Fai vedere i titoli, vai. Il fatto che ti smentiscano i tuoi beniamini non ti fa sentire un po' sciocchina? Cioè che noi smentiamo il fatto che lei dice che viviamo insieme, no? Uh-huh. E lei smentisce, mi smentiscano su quale piano? Che vivano insieme è un dato di fatto. Infatti, non penso abbia più risposto l'avvocato dice no. Dopo un bel po' l'avvocato sì. Scusami, ma uno che risponde quello che ha scritto sopra nello stampe, che pubblica delle stories dalla casa di una tizia che dovrebbe essere la fidanzata e che ha a sua volta un coinquilino, con chi vivrebbe assieme? In quanti vivono insieme questi? In 15? Non ci ha capito un cazzo. Luca Giurin, il coinquilino non c'era,
non c'era in casa, per questo stavo nella sua stanza. Lui pensa che abbiamo tutti insieme, cioè, noi tre, Elettra, il conquilino, Anna pure. Sì, 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 io sono nell'altra stanza collegata. Sì, sì, 15. No, per essere ad onor del vero, noi tre viviamo insieme, eh? Noi tre. Sei sicuro? Sì. Ma magari sono delle, dubbio, delle presenze strane. Pure Zanzini. Io ho dubbi pure ci stanno in pure gli gnomi. Cioè Gesù, stanno... Gesù, dietro. Gesù, no, no. Giusto, giusto. Beh, non sottovalutiamo i nostri conquilini. Quindi siamo già 5. No, vivono insieme loro tre. Lui si è spostato dalla ragazza momentaneamente. Appunto, spostarsi momentaneamente dalla ragazza, de che? Sta gente fa abbastanza schifo. Questione di opinioni. Che non ci si possa spostare temporaneamente a casa di nessuno non è un'opinione. Era un motivo lavorativo. Opinioni sto cazzo, se stai dalla ragazza rimani dalla ragazza, no che ti sposti e poi vai lì a lavorare. Opinioni del cazzo che vabbè, ok. Ma infatti non ho detto che avesse ragione, ma da aver sbagliato a fare schifo ce passa. Sicuramente poteva gestirla diversamente. Io non ho fatto altro che portare avanti la baracca del Cerbero anche per questi due stronzi. Vabbè, no, vabbè, è fattuale. No, nel senso. Eroi della no, patria. No, no, vabbè, scusami, sono andato a lavorare, non a farmi sì, vabbè, i cazzi miei. Vabbè, no, non mi fa parlare. Ma che vuol dire questa dai, cosa? Dai, tronchiamo il discorso che poi va a finire. Sono andato a lavorare. È fattuale. Dai, vai, vai avanti raga, a leggere. È vero, sì, non sto dicendo vai, che vai, 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 vai avanti però a leggere. Addirittura portare a baracca avessi due stronzi. Che... Dai, vai, vai avanti pare a leggere. Un po' eccessivo. No, allora, sembra che io lo abbia fatto unicamente per un mio egoismo. No, quando ovviamente no, avevo del piacere a vabbè, vedere. C'è, c'è, diciamo, una frase celebre. Unire utile al... Al dilettevole. Esatto. Quello andiamo avanti. Però principalmente tu ti sei spostato perché non tenevi la linea. Beh, certo, non ci saresti raga, questa è la situazione. Infatti, appunto, se non tornava la linea, ragazzi. Ma se loro vivono insieme, ancora, se loro vivono assieme, uno si sposta a casa altrui per lavoro, tra virgolette, ancora. È lavoro. Ma come sminuiscono questi? Allora, cioè, loro cazzeggiano d'accordo tutto il giorno su difenderli. Facebook e danno per scontato vabbè, che gli altri facciano poverini, lo stesso. Nessuna persona come se si è trasferito dalla ragazza perché avevano dei problemi che avrebbero trasferito potuto, pure in parolone però sì, se permettete, potuto impedir loro di lavorare per un tempo non meglio specificato. Hanno sicuramente reagito troppo d'impulso, ma non vedo perché dire che fanno schifo. Ci sono le stories di uno dei tre, io, che sta a casa altrui a fare live, perché se non lui è al lavoro e non avendo la connessione. Peccato che non può farlo e lo fa alla faccia di noi stronzi che magari non vediamo amici e parenti da un bel po' e magari abbiamo pure attività commerciali chiuse, eccetera. Allora le cose sono due. O uno vive con la donna e quindi quando fa le live si sposta a casa degli altri due. Ma cosa? Oppure si è spostato da casa sua a casa di Passì. Comunque ha cagato fuori dal vaso, fatevene una ragione. L'unico strumento, perché allora, un artigiano, un meccanico, ha degli strumenti di lavoro. Ok, che possono essere la chiave inglese, no, o studio. Lo strumento per il nostro lavoro, che vi piaccia o meno, essendo un lavoro nuovo, è una connessione internet e un computer. Ci basta veramente questo, una webcam, vabbè. Era venuto a mancare uno strumento di lavoro per il quale non potevamo più lavorare qua. Sono andato nella casa più vicina per spostarmi per motivi lavorativi, per poter continuare il mio lavoro, il mio nostro lavoro, punto. Poteva anche essere, cioè io mi sarei anche spostato in un bunker con zero persone. L'importante è che ci fosse la connessione internet per continuare a lavorare. C'era pure la mia ragazza. Ho scopato pure alla faccia vostra. Li mortacci vostri. Anche, ho scopato anche alla faccia vostra. Ma mi sarei spostato anche in una casa vuota. Guarda, proprio attonito. No, sono tipo sembrava un manichino dei CNM, guarda, sembrava, no? Cioè, vedete, attonito, ho sentito proprio sembrava finto, la morte interiore, tipo l'animo. Ma che moriva dentro. Cioè, io sono c'era per show. No, il mio discorso è questo. Ma è tipo accoltellato, hanno accoltellato Marra. Avrà pure scovato, visto Marra proprio spengersi del sì, tutto. Sì, sono, sei sono irrigidito morto come dentro un cadavere dopo la quinta ora. Sei proprio. Sì. Sono andato nella sto prima male casa con una stanza vuota, perché il conquilino non c'era. Ripetiamo questo: una stanza completamente vuota, dove c'è solo Elettra in tutta la cazzo di casa. Vabbè, lasciamo perdere. No, io sono. Ma io mi rendo conto di essere attaccabile per questa cosa. Poi andiamo in tribunale, vediamo. Sono pronto a subire le conseguenze delle mie proprio nefaste azioni. Comunque,
Spiego perché mi segue. Loro stimano a casa in tre, la linea è saltata per 2 giorni. Il tecnico internet ha detto allora è un problema grave. Allora lui si è spostato lì perché c'era la connessione e poteva streamare. In previsione di un mese ha fatto la spesa. È vero, ho fatto 50 euro di spesa, ho preso un botto di roba, anzi pure di più, un botto di roba. Il giorno dopo è tornato alla linea ed è rincasato. Non è andato per una sveltina ma per lavoro. No, anche per la sveltina. Ma quale lavoro? Dio santo, la cosa... Ma che ne sai tu? Ma quale arriva Luca Giurini e dice ma quale lavoro? Ma vaffanculo! Io santo, sfigato che quello col profilo fa falso nei gruppi anonimi di Facebook. Lo sai tu cos'è il lavoro? Dio santo, la cosa assurda è che ci sta gente al di fuori da sti tre così sì, che lo chiama lavoro, la perché per lui non è lavoro. I video lezione va fatte, va fatte video lezioni. Giustamente, che boom. Vabbè, per noi non è lavoro, per loro non è lavoro comunque. 3400 sub, ok boom. Stonks. C'è sta Elettra che si sta indignando, deve farci piano, Simo. Datti una regolata. Beh. Top oggettificazione pura. Ma che oggettificazione? Oggettificazione. La stai a far passare come la stai a far a passare come una membrana, poverina. Cioè, no, vabbè, no, okay. Non è vero. Oh, mi sono un po' infervorato. Mi sa che questa live sarà cancellata. No, Davide, non sarà cancellata. Mi sono infervorato. Okay, okay. A prescindere da cosa ne pensi tu, è un lavoro. Al pari di chi fa televisione o radio, sulla questione dello spostamento non posso dire che non abbia sbagliato, ok, non ho sbagliato. Si vede che preso dalla situazione ha pensato che è la cosa migliore da fare, quando invece forse sarebbe stato meglio aspettare un paio di giorni. Questo è un consiglio, no. Ci può stare, per carità. Gli effetti, allora, voi non lo sapete, gli effetti di non streamare per 2 giorni sono devastanti. Sì, perché uno magari dice, vabbè, non è che se non fate 3-4 live morite di fame, certo, anche se ne saltiamo 50. Il problema è che quella mancata continuità influisce, come diceva bene prima Gianluca, anche a lungo termine. Purtroppo Twitch è un meccanismo infernale, cioè ti richiede di essere una macchina da guerra, specialmente in questo momento dove tutti stanno streamando costantemente. Comunque. Ed poteva, raga, ma si è fiondato, poteva anche aspettare un giorno, poteva testa. Oh, io questo qua lo banno. Vabbè, lascia stare. Mamma mia, no, pure prima sta a romper cazzo. Lascia stare, dai, non banno tutte le contestazioni, dai. Allora, no, sta a romper cazzo, allora. Ma che ha scritto? Poteva aspettare, no, allora, già prima sta a romper cazzo. Ma raga, si è fiondato il giorno stesso. Io non mi sono fiondato, ho parlato 2 volte col tecnico internet che mi ha detto è un problema complicato, non lo sappiamo. No, comunque... Io ho fatto, ma quand'è che torna? Ma quand'è? Non lo sappiamo, non lo sapevano. Allora... È tornato ragazzi, a luna di notte. Ho avuto pure io problemi con la linea con team, forse stanno facendo dei lavori. E c'è Ruggero, tra virgolette Ruggero, il ragazzo che streama con me GTA, che mi ha spiegato che quel messaggio è un messaggio di default che mandano perché non sanno quanto può durare il problema. Così se dura un giorno tu sei contento, se invece dura 7-8 giorni ci stava scritto. Ma oltre il messaggio era scritto di default tipo in un modo che sembrava drammatico nel messaggio. No, io me l'ha detto anche a voce, oltre all'SMS, pure a voce. E se faranno il culo, capito? Non è che te uno dice no, ma tranquillo, poi magari stai un mese. C'era scritto dei problemi complicati. Che c'era scritto? Un guasto complicato, ma anche al telefono, guardi, è un guasto complicato, non sappiamo quando è. Io ho detto, ma invece lavoro. Sono andato in panico, sì. Sì, ma tutti, sì, tutti. Ma tutti. Tu abbiamo appena visto il modem out, era già fuori casa per la trombata, top, bip, bip. Immagino, capito? Bip, bip, così. Bip, bip, poi scritto così, bip, bip. Effettivamente io quando mi sono svegliato già non c'era più Simo. Se dormi fino alle 6. Ma non è vero, mi sono svegliato a mezzogiorno. No, a me sono andato tipo era 4, l'ora di pranzo. Per le 4 sono andato tipo sì. Alla bontà ho visto e... Stavo tutto imbippito. Pensate che ci sono persone a cui è stato tassativamente evitato di uscire di casa. Sì, quelli malati di coronavirus. Anche se avevano una connessione di merda e lavorare in smart working era difficile. Ma che c'entra? Vabbè, dai, cioè si basa unicamente sulla connessione. Si parla proprio Gigina. Sulla... Gigina. Non capisci un cazzo, Gigina. Si basa proprio sui kilobyte di upload. La nostra connessione, cioè i megabyte di upload, il nostro lavoro. Mamma mia, hanno dovuto stare fermi giorni e giorni prima di avere una nuova linea. Ma trattasi di ragionieri, impiegati pubblici, mica di tre divi da Hollywood. Cioè io sono da Hollywood, ma non posso stare qua a parlare con Gigina.
con Luca Giurin, cioè io devo parlare con gente tipo Dutubi, Mr. Flame, Red Delirium, ma cioè io sono uno da Hollywood, hai capito? Non fa clippare il microfono. Ah, quindi io che non vado a lavorare dal mio commercialista, ma me ne staccato. Ok, Fausto. Ok, Fausto, me ne sta a casa a fare con lui sporadicissime sessioni lavorative di smart working. Cosa sono? Una rana? Un depensante? Un boomer? Sì. Chiedo per un amico, no, sei solo un piagnone. Confermo sì. Tutto. Non te le sei mai viste le live del Cerbero? Ancora. Adesso screen proprio. Non te le sei mai visto? C'è sta gigina, ci si è masturbata sopra sto screen. Non sta metto ovunque. Madonna. Quindi perdona, questo Mianna. È un'ipotesi, non ho ben capito che loro tre non convivono tutti nello stesso appartamento. Ma mai a sto Fausto. Ma che vivono ognuno in posti diversi e si vedono solo per streamare su Twitch. E poi questa qua sta, questa testa di cazzo rimette lo screen mio che non c'entra niente per dire che non vivo qua. Ma dopo che poi Claudia già le ha risposto. Sì. Oddio. Fanno videoconferenze, convegni lavorativi, no? E ognuno stima... Come mai loro fanno eccezione, devono per forza fisicamente riunirsi tutti e tre nello stesso appartamento? Perché ci viviamo. Aspetta, imbecille. Lo ripeto un attimo. Non ce la faccio più, ragazzi, io me ne sto andando. Lo ripeto un attimo, Gianlu. Sto sentendo male, mo me cago sotto, sto lì per lì, Viviamo assieme. Grazie, Mar. No comment. Sì. Questa frase l'ha tirata fuori perché per registrare la distanza si è spostato pure a casa della fidanzata e dei coinquilini di questa. Quindi voi siete coinquilini di Elettra, non sei ben capito. Sì. Può essere. Dai, andiamo avanti. Potrebbe pure essere. Ci sono i campi. Ci sono i campi. Che mischiata, campi. Mamma mia. Almeno fanno qualcosa di utile. Top campi. Sì, grazie, sì. Sara Stilnox. Questa è la classica frase. Du braccio leva dall'agricoltura. Va bene. Mamma mia, questo Silvia Bracci che è una nostra forse cerberina dice vivono insieme, forse no. No dai, tutti e tre senza protezioni non è esatto, mi stai fermando la maschera, top prevenzione, zi, bella per te, vedi? Mamma mia, io guarda, se a quelli gli facevo fare la via crucis a Fausto col cazzo in testa gli faccio la riga. Mettersi in collegamento ognuno a casa propria come fanno tutti gli influencer di sta ceppa, no eh? Ma di chi parliamo? Se parlano di politica fanno sanguinare il sanguinabile, vabbè. Questo. Argomenta però. Può essere, ma argomenta. Se parlo di qualsiasi altro argomento, idem. Argomenta. È roba per preadolescenti molesti. Ok, Sara, argomenta. Ah, voi siete molesti, loro no, cioè. Comunque lasciamo sia comunque sia cose che proprio... sì. Comunque sia tutto ciò non è ammissibile, argomenta. Roba da incel e alt-right. Sì. Almeno Marco Crepaldi tratta con maggiore cervello, perché pure lui è un cattivone, no? Tratta con maggiore cervello e cognizione di causa i problemi di noi uomini e di quella parte tossica del femminismo contemporaneo, che io per primo non nego, anzi. Ci siamo arrivati due ma loro sono prima, la versione maschile e greve di quella cime d'Arapa che loro tanto criticano. E a me cime d'Arapa sta anche abbastanza antipatica, ma loro non sono da meno. Vabbè, questa dai. Simone là. Quantomeno è un'opinione questa. Quel Simone là. Quel Simone là è proprio il classico troll da alt-right. Quello con i ras è semplicemente scemo. I ras? Oddio! È semplicemente... Cioè, sta gente non si rende proprio conto! Oh, siete passabili di denuncia, proprio. Non vi rendete conto! Barra top cioè, simply proprio... down, proprio. Quello con i ras. Braccino. Top simply down. Sinistrato per Boldrin. Ok, scemo. Scemo più scemo. Sinistrato per Boldrin. Una confusione ideologica imbarazzante. Top per argomenta però. Top per asta down. Argomenta. L'altro è di contorno. Il meno incisivo anche in questo intrattenimento disfunzionale per preadolescenti. Va bene, posso allora. Avrà visto una live. No, adesso torno serio però. Torno serio. Sara Stilnox, risalirò al tuo nominativo e verrai querelata. Non sto scherzando. Ci vediamo in tribunale. Andiamo tutti quanti insieme alla postale, raga. Già ci stai ci vediamo contatto. In tribunale. Ci metterà a vediamo, che vediamo che... dire in live. No, io devo dire che ultimamente mi sto. Quando finisce la quarantena. Ci vediamo in tribunale, vediamo chi è più scemo tra i due. Ha sentito che ha detto Anna, non so se lo vuoi dire pure in live.
Ma ho detto ci andiamo tutti quanti insieme alla postale. Tra l'altro, io sono in contatto con la postale di Viterbo e devo andare a quella là di Trastevere. Ottimo. Cioè, mi hanno detto che per le denunce ci si può spostare. Vabbè, ci può facciamo spostare, anche una passeggiata quindi... sul Lungotevere, tutti insieme a passare. Vabbè, verrò a prenderti per portarti. No, andiamo in maniera pure. Divisa. Vabbè, andiamo in maniera divisa con tutte le precauzioni a fare quello che dobbiamo fare. Facciamo uno smorza candela alle cose. Alla postale. Alla postale. Ci metterà altri difetti. Stiamo facendo l'elenco degli orrori. Non so chi sia. Simone sembra un frustrato in cerca di rivincita, vero? Ma è ciò che no, no, è ciò che mi porta a fare arte. Come no? I'm la frustrazione. Creep, I'm la frustrazione ti porta a fare arte. Come no? È il primo fuoco dell'artista. Ma stiamo scherzando. Timortina. Certo il disordine è una forma d'arte. Certo. E tu sai solo suscitare invidia. Ringrazia al cielo, sei vabbè. Su questo palco. Dico solo che in questo portare. Periodo, se ti muore un familiare, no, dai, per qualsiasi motivo, non puoi fare il funerale. È arrivato Don Matteo, è arrivato. E solo due persone possono accedere al cimitero per la tumulazione. Sì, sì. E questi quattro coglioni. Amo, siamo quattro. Amo, siamo quattro. Sono compresa anche io, scusatemi. Ah. Perché hanno detto che io faccio parte del Cerbero Podcast, quando non è vero. Per streamare, che coglioni. Porca zozza, è tra le poche cose che puoi fare online. Si ritrovano per cazzeggiare, sembra quello che sta come su GTA. Con la scusa che stanno lavorando per passare messaggi poi classisti e sessisti da fare schifo. Argomenta. Con buona pace di chi non può neanche dare l'ultimo saluto. Sraluto a sua mamma, un nonno, un babbo. Cioè, il Natale. Siamo veramente orribili. Cioè, noi veramente noi danneggiamo le persone alle quali muoiono i familiari. Sì. È tutto colpa nostra. Sì. Veramente si credono di contare qualcosa, di avere un ruolo sociale importante. E sono quattro coglioni. Forse pure col pannolone. Purtroppo no, io avrei dovuto mettermelo il pannolone, mi sa, durante questa serata. C'erano come minimo 3-4 sgommate di merda. Ma se non contiamo un cazzo, che senso ha fare un post al giorno su di noi? Se non contiamo nulla. Non Timortina, risaliremo al tuo nome e sarai querelato. Perché non so se sei maschio o femmina. E anche le 22 persone che hanno messo like. Lei mi sentiva veramente il pannolone. Anche le due persone, pensi, 22 persone in tribunale. Voi che cosa avete fatto? Abbiamo messo like. No, voi no. Abbiamo messo like al questo è quello di Sabrina Bambi. Decrere Bradi, vabbè. Questo qua l'abbiamo letto prima. Ok, Sabri. Hai capito? Gli sveglioni sostengono di aver avuto un guasto alla linea del... non è che lo sosteniamo. Vogliamo... No, andiamo in tribunale, facciamo vedere i report della team. Scomodiamo la team. Puoi chiedere tranquillamente... Scomodiamo la team, vediamo a che ora ho chiamato. Puoi chiedere tabulati, tranquillamente. Anche la mia chiamata con il servizio clienti è registrata. Andiamo in tribunale. Andiamo in tribunale. E di non poter fare streaming live, che guarda poi dico che io, se non lo fai per un paio di giorni muori in disgrazia. Ma che cazzo ne sai tu? Ma che ne sanno? Ma che cosa ne sanno? Ma non compete loro questo. Cioè, non sanno niente, non sanno dei guadagni, non sanno manco che cosa siano i sub. Ma poi non vuol dire niente, qualsiasi lavoratore che lavora tutt'oggi magari resiste se non lavora per 3 giorni. Ma che discorso è? Cioè, non è un motivo valido per non lavorare. E poi si dispiacciono di coloro che non possono lavorare. Ma poi, raga, ricordiamoci sempre che voi siete stati firmati dalla polizia. È per la polizia. Voi, quello spostamento è per lavoro. Infatti, cioè, la polizia ci ha confermato. Cioè, sì. La polizia ci ha confermato la legittimità del nostro spostamento. Quindi prendetevela nel culo. Hai letto che ha scritto Cane Pazzo? Ha scritto a Gianluca: cura l'alimentazione. Ci sta. Ciao, Cane Pazzo. Bello. Dopo qualche ora durante la serata, magicamente la connessione ritorna. E noi siamo cretini secondo loro. Lo siete, ma per altri motivi. È complotto, è tutto un complotto, ragazzi. Pure il 4G stecchito?
No, perché ok la fibra DSL guasta, ma manca una connessione da mobile, non si può streamare con quella connessione. Deve dire sto presidente della disciplinare di sto cazzo. Ho risposto come io fare su sta cosa. Lavoro, deve dire. Ho risposto io qua sotto. Dove? Qua. Ma se non mi hanno cancellato il commento. Ma adesso? Greve. No, che adesso, giorni fa. Greve. Ah, quindi già lo conoscevi sto Te l'ho posto. Detto prima, ho commentato sta cosa perché ti stanno arrivando le notifiche, siete qualcuno sta. Sì, cazzo. È appunto il 4G, una cavolo di connessione mobile c'hanno praticamente sì, quasi sì, tutti. Streamiamo oggi su Twitch con il 4G. Sì. Sì. Sì, con l'hotspot, sì, sicuramente, senza ombra di dubbio. Poi loro vivono tutti e tre a Roma, mi pare, non in una sperduta zona di campagna con la connessione mobile lentissima. Parte che qua prendete merda. O io non ce la faccio qua più. La connessione... Aspetta, qua che c'è scritto qua, che ho letto... Sabina Bambi, ah, mi fai morire, ma la cosa assurda è che per Red Illumi hai il tiro cerbero, sei una buona... Questo è quello che abbiamo letto prima. Capì? Si parla sempre dietro l'ironia, il sarcasmo. Sono che poi turbati, disturbati, turbanti, sì. Disturbanti. Mi è capitato di vedere pochi secondi di un video di Steffi 1986 e del suo amico che insieme aprono uova di Pasqua. Ora onestamente non so se sono coinquilini. Ma che problemi ha questa persona? Sono altre persone. No, la caccia alle streghe. Non capisco. Non ce la faccio più. Testa di cazzo Antonio Lisse, la puoi piantare? Che per il mio profilo. Il profilo di Marco. Che sta facendo? Si slogga. Se slogga faccio a vedere. Oh. Aspetta. Ma lascia, sì, lascia che poi dobbiamo ricominciare tutto. Dai, lascia così sti cazzi. Tanto il cazzo lo usa. Abitano insieme da diversi mesi, quindi Gio Gioia, Daria, finalmente sta, non sta depensando. Oddio, ma ragazzi, con chi? Mamma mia, ma questo Luca Giurin è proprio una testa... Tappera. Ah, ma forse perché questo qua parlava di Steffi. Ah, no. Gio Gioia parla di Steffi e... Vediamo tutti sti luminari sulla sinistra. Ma andiamo avanti. No, aspetta. Fammi fare una cosa, sennò qua... Vabbè, ma tanto resta lì al lato, no? Sì, bravo, sì, bravo, ma questi... Taglia, bravo. Vogliono la soddisfazione, capito? Eccole qua. E mo che non apparite più, piangete? Cioè sono andati sul mio profilo per mettere like e apparire al Cerbero. Sì. Ok. Ci voleva tanto. Anzi, va, fammi fare un'altra cosa. Vabbè, perché... dai, andiamo. No, avanti. Viene coperto adesso, aspetta. E mo che non apparite più, fate infatti mi stanno le richieste. Non appariamo più. Ma tanto non lo uso Facebook, raga. Cioè, faccio copia e incolla dei video che pubblico. È morto. Seguitemi su Instagram, Futurio. Seguitemi su Instagram, Rubino YouTube. E certo, devono streamare i grandi contenuti di qualità senza i quali il mondo non può andare avanti. È il nostro lavoro. Quando il proprio ego è inversamente proporzionale alle proprie doti intellettive. Questo è il risultato. E no, mi dispiace. Non è perché loro sono giovani. E chi li critica no. Conosco ragazzi di 13 anni con la capacità argomentativa e di riflessione che farebbero impallidire questi soggetti. Beh, sono invitati al Cerbero Podcast. Pia Entro, sei ufficialmente invitata al Cerbero Podcast. Vieni in collegamento e affrontami dialetticamente. Dimostra la tua superiorità dialettica ed argomentativa. Vieni! Gigino, correggi il post. Loro dice... che vivono assieme ma poi si spostano dalle fidanzate come cazzo gli pare. I miei complimenti. Chi ce l'ha la fidanzata? Sono single come un cane. Ma sono famosi? Carla, ma che vuoi scopà? Carla vorrà scopà. Cioè, ma chi sono questi, Cecilia? Mio Dio, ma questi pseudo lavoratori spuntano come funghi. Pseudo lavoratori. Vabbè, immagino Cecilia con... sì, gattino. Sarà una persona con una grande etica lavorativa. Care teste pensanti del Cerbero Podcast, ho letto questo commento sotto la live con la Fornero. È un trollaggio mal riuscito, dice il vero. Sinceramente spero. Ma che cosa? Che commento è? Ho paura ad aprirlo. Guarda che non si legge. Ah, tutto. Che mi invento dalla connessione, vanno a scopà. Le solite cose. Vabbè, sì, quello che stanno a dire. Aspetta, fammi leggere. Madonna mia, che ansia. Quanto deve durare sta cosa? Vogliamo ignorare il fatto che avete finto un guasto alla connessione per far andare a scopare Simone. Sì, tipo Marra e Gianluca fingono un guasto alla connessione per farmi il piacere di andare a scopare. Madonna.
Qualcuno prima, Simona dice: quelli della Dimi sono giustificati dicendo che c'era un guasto ed uno dei loro impianti vicino a casa vostra, che non sapevano quando sarebbe venuto il tecnico. Ma guarda caso, 2 ore e 3 dopo Marra fa una live in cui dice che è tornato tutto a posto. Alle 22:30 di sera a mezzanotte hanno aggiustato la vostra linea. È tornato. Posso dire una cosa? Ma che è tornata la linea? Posso dire una cosa? Scammato. Posso dire una cosa? Dilla. Ma se tu avessi voluto recarti da Elettra, l'avrei fatto a telecamere spente. Tra l'altro, cioè, e noi avessimo avuto la connessione. Sì. Per quale motivo avresti dovuto streamare? Per quale motivo avrei dovuto dirlo? Avrei streamato io, come spesso ho fatto da solo, sì. Gianluca, come spesso ho fatto da solo. E tu saresti Simone, andato tranquillamente. Sta in camera. Cioè, io ho fatto 1000 live da solo. Pure, cioè, Gianluca, invece pure d'apprezzare che uno è sincero e vi dice le cose per come stanno. Cioè, Simone ha fatto una mossa comunque anche rischiosa, pur se giusta. Perché, infatti, come vedete, molta gente non ha capito e lo attacca. Perché dovrebbe, perché avrebbe dovuto rischiare così? C'è proprio un complottismo gratuito sulla base del nulla. Simone sta in camera. Cioè, invece una cosa magari stava vergognosa. Cioè. Ma potevo stare a qualsiasi parte di Roma, capito? Non ha alcun senso. Infatti, senso. Bravi, non ha alcun senso. Non, stiamo leggendo. Marra e Gianluca, potete coprire anche voi per una scopata. Guarda, illegale. Se avesse, no, questa cosa è importante, diciamola bene. Se uno di noi tre avesse voluto scopare di nascosto, basta cliccare qui su Termina la diretta, spegnere la live, andare a farlo e tornare. Ma che cazzo ci vuole? L'unica volta che è stato fatto, e lo dico, scandalo. Cioè, devo essere proprio stupido. Secondo queste persone, sì. Sì, sì, ma appunto, la cosa che a me diverte molto, Simone Santoro, è che loro parlano senza aver palesemente visto neppure 5 minuti di live, perché sì, ancora non hanno capito che viviamo assieme, e etichettano noi come persone superficiali e stupide. Però i frustrati siamo noi. Anna. Qui. Che me la fa vedere una la piccola? No? Che me la fa vedere la piccola? Gianluca è bannabile. Vostra figlia. Gianluca è bannabile. Gianluca. Aspetta, non diamo indizi, aspetta. Dai, mi manca, raga, che devo fare? Pure a me sì, però. Lo faccio in live. Ah, ma vostra figlia, dite. Eccola. Facciamo vedere per la prima volta il Cerbero. Sì. No, anzi no. Ce l'hai in braccio. Come si chiama, Anna? Non mi ricordo come si chiama. Aspetta, dobbiamo mettere ancora, ci sta? Elettra, il video della ragazza ci di sta? Prima lo vediamo dopo. Anna. Tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Ah, eccola, guarda. Io avrei detto Luna, vediamolo domani. Guarda quanto è bella. Cioè, fagli vedere a Davide. Bella. Top Lui. Purezza, bella sì. Portafortuna, io la chiamo portafortuna. Ogni volta mi porta fortuna. Sai quella a brace? No, dai, Simone, dai. Guarda, io non ho mai mangiato coniglio, non lo mangerò mai. Dopo ma che spesso lo compro. Coniglio non lo compro, purtroppo. Senso, l'ho mangiato ogni tanto in Abruzzo. È bella, cucinato da mio nonno ed è buonissimo. Bella, questi occhioni celesti, guarda. Il coniglio fatto bene, come si deve, è buonissimo. Però bella, non l'ho mai comprato al supermercato. Cercato, stanno a parlare non so neanche se lo vendo. Però fatto da mio nonno, cacciatore. Non amo molto la caccia, ma almeno quello che caccia se mangia. Quindi cacciato, cucinato, buonissimo. Veramente. Stavo scherzando, io rispetto gli animali domestici. Vabbè, ma se si mangia il coniglio, io non l'ho mai mangiato per caso fortuito, no. Sennò l'avevo mangiato pure io. Però da quando ho conosciuto sta piccoletta, lo sai che mi farebbe tipo senso mangiare il coniglio. Non però nei momenti in cui è domestico assume un'identità. No, ma mica qui il coniglio, sì, appunto. Chiaro. È come se prendi un cane domestico e poi lo mangi. No, però il coniglio è un caso particolare perché può essere sia domestico che da allevamento. Un cane, mica ci stanno i cani per magnazzi. Senti Elettra, Simone rispetta gli animali domestici, ma noi gli uomini domestici. Vabbè. Che tocca fa. Andiamo avanti, va. Sono. Vabbè, questo qua. Dobbiamo salutare anche Vittorio. Papà, mandami una foto di Vittorio pure. In live non lo possiamo far vedere, se no dentro casa la SWAT. Comunque sì, ho preso il virus da Elettra e ora l'ho attaccato a voi, dice questo qua. Capito? Quindi vabbè, sì, sarei querelato. Verrò querelato.
Quindi stanno ipotizzando pure che Elettra abbia il coronavirus. Sì, 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 sì. Mamma mia, che persone squali. Guarda, guarda, ci hanno pure taggato, che poi so io, Felice Rossi so io. Perché una volta, sai come me, questo commento è sparito? Come mi chiamavo io su Facebook una volta. Ops, questo commento è sparito. Felice ma stronzo. Qualcuno io di voi ha tolto quel commento, raga? Sotto il video YouTube? Eh, assolutamente no. Neanche io. È la prima volta che lo leggo. Anche perché non riguardava neanche me. È la prima volta che lo leggo. Ragazzi, ragazzi, vi rivelo una cosa. Molte di queste persone che cosa fanno per creare flame? Pure a me è capitato, no? Che mi mandano delle conversazioni anche private, appena visualizzano mi bloccano. Cioè, appena visualizzo mi bloccano. A volte io credo che veramente si inventino delle cavolate pur di aizzare l'odio tra le persone, eh? Ma io non ho rispetto verso chi fa una cosa del genere. No, ma guarda, c'è un'argomentazione solidissima per confermare il fatto che non avrebbe senso cancellare quel commento. Assolutamente no. No, no, c'è un motivo molto semplice. Cioè, stiamo parlando di quello accaduto. Se avessimo voluto offuscare le prove, non ne avremmo parlato. Punto. Fine. Cioè, non c'è da andare. Fatto finta di stare in un'altra stanza di questa casa. No, ma dico dopo, no? Dopo questo fantomatico commento nascosto da chissà chi, ho cancellato da chissà chi, avremmo evitato di parlarne nuovamente oggi. Ma sì. Dell'accaduto, no? Ma invece l'abbiamo riletto, quindi non ha senso. Ma è fattuale. Chi è, che può contraddire che uno sta in un'altra stanza? Cioè. Ma questo è purtroppo. A me piace essere trasparente, però questa è l'altra faccia della medaglia. Peccato che esista lo screen, nessuno ha cancellato il commento. Ragazzi, confermo tutto. Sono il magrebino che lavora a casa delle tre rane. Vabbè, che lavorano da casa e che abitano insieme. Troll. Porco l'animaletto in croce. Troll anche il bassa. C'è Cristiano che ci le risate. Felice Rossi so io, come ho detto. Ma magari se degnassero ti risponde. Fausto, sì, vieni. Sì, Fausto. Ah, qua ho risposto sotto io, raga. Degna il mio tempo, cretino. Ho risposto sotto io, eccolo. Sono fino nel reparto malattie mentali. Greve, sì, però ammazza. Se sei peggio dei bambi questa risposta. No, tranquillo, c'eri già. You know, this place makes me wonder. Che mettono Shutter Island, che manca avranno capito. I meme messi così, no? Greve. Comunque siamo tra galleria quella interna di Facebook. Comunque siamo qui. La prossima volta invece di spettacolare con nulla, guardate quello di cui parlate, dato che è noto da tempo che viviamo tutti tre assieme, greve. Ok, ma il commento sotto live della Fornero riportato, hai risposto? Ok. Devi dire al compagnoccio tuo di non scrivere cazzate e poi la gente ci crede. Non è che tutti sanno tutto di voi a prescindere, mica siete il cast di Ocean's Eleven, no? Che c'entra? Ok, la quarantena, ma non siamo ancora a un livello autolesionistico da seguire i vostri contenuti. Liberissimo di non seguirli. Ma allora cosa parli, non sai? Non era piccolissimo. Per chi ha scritto pure il 4G è un bifolco che non sa di cosa parla. Per streamare serve una connessione della Madonna, super stabile e veloce, altro che 3G con hotspot. Ovviamente qui si discute di un fatto dichiarato che ora stai dicendo non essere vero. Per il pluralismo, vabbè, sono la stanza sinistra. Io poi non ho detto, cioè, chi ha mai dichiarato di non vivere insieme? Appunto. Cioè. Questo succede quando si è talmente tanto abituati a trollare. Oh. Finisce che la gente non sa più quello quando prenderli sul serio. Oh, sì, vero. Sono chi ha trollato poi? Cosa non è vero? Chi ha dichiarato che non siamo coinquilini? O che non c'è stato il guasto? Ma cosa andate farfugliando? Secondo voi uno monta un accrocco incredibile per riuscire a streamare altrove e lo smonta per una giornata? Avremmo streamato noi invece di fare quel casino. Abbiamo fatto molte live da soli per scelta. È quello che ho detto prima. Il tuo collega Simone Santoro, vedi lo skin? Ma comunque riguardo la connessione mobile. Ancora, guarda. Non so a Roma, ma io vivo in una zona che è quasi aperta campagna dalla periferia con Cosentina. Sì, ho il 4G di Vodafone che in upload mi va circa 20 megabyte per secondo. Non sono né stabili né sono abbastanza, perché prima avevamo sui 16 comunque e non riuscivamo a streamare nemmeno partiva proprio. Sì, non riusciamo a streamare nemmeno in 720p. Caro Fausto, sai qual è la della differenza tra te e noi? Che tu stai qui a perdere tempo, anche perché magari per te è un passatempo. Invece noi questo passatempo lo rendiamo un lavoro, al contrario di quello che voi dite. Perché questo qua se sta applicando, proprio a perdere tempo. Commenti su commenti, non proprio capendo. Un Kobe Bryant. Gratis. Invece noi qua chiacchierà, fai scemi, l'abbiamo reso un lavoro, registrato, ci paghiamo le tasse ed è nostro diritto spostarci se è certificato col visto che è al lavoro, punto.
Cioè, ancora che stiamo a parlare. E chi ha parlato di streamare da cellulare? Lo so benissimo che ci vuole un PC, ma si può benissimo sfruttare la linea mobile dello smartphone attaccandolo al PC con il cavo USB senza bisogno di utilizzare hotspot Wi-Fi. Ho provato a fare videoconferenze in full HD a 30 fps. Ma che c'entra? Sono i kilobyte per secondo, è il bitrate che è diverso, ignorante. Grazie, industria siderurgica. Grazie. Con la linea mobile, poi sta cosa non sapevo fosse possibile, cioè tu puoi dare la linea del tuo cellulare ad un computer tramite USB, l'USB può trasferire dati internet, anche fosse... Ma non, comunque sì, non credo che reggerebbe lo stesso, per quello che dobbiamo fare noi non regge. Non ce la fa. No, ma a parte che come fa a reggere una live del genere? Ma no, ma, pure... ma non è possibile. Su 100% non ce la fa. Dicono sì, ma è comunque instabile. Non ce la farebbe comunque. No, beh, non l'avevo mai sentito. Vabbè, è un'informazione comunque. Sì, no, grazie, è una cosa utile, ce l'hanno detta. Poi, boh, magari sono stato fortunato io. Non regge, OBS, le nostre impostazioni sono troppo pesanti. Non ha retto neppure con il wifi, i fast che avevamo un mese fa. Tant'è che abbiamo dovuto cambiare operatore. Quando sarebbe ripristinata questa linea, Martina dice top mistificatori. Certo. Ihi, che ridere le malattie mentali. Argomenta. Come un troglodita ti esprime a casa tua, addio, vabbè. I top mistificatori sono i tre tipi qui sopra, in particolare uno dei tre, io, grazie, che se ne va a spasso a casa altrui per fare un live che poteva anche evitare di fare. Questo non lo decidi tu. Poi la cosa che fa ridere è che ci danno contro parlando con i nostri termini, però neanche sanno che noi abitiamo insieme. Quindi o sono troll o parlano per... Per moda, no? Come un po' quando prendi slang altrui, così a buffo, giusto per darsi un tono. Cioè, non capisco quanto mi sento punk in queste circostanze, ragazzi. È incredibile. Senti qui. Ricordo che ci sta gente che tiene negozi chiusi e non lavora e non lavora. E sto genio che non può saltare nemmeno un giorno con il suo lavoro. Davide Marra, senti, qui il punto è che a casa della ragazza per motivi di lavoro fa ridere. Inutile che insulti o provi a girare la frittata. Dai che avete argomenti per le prossime 10 puntate e per le prossime 100 ore. Sì, ma vabbè, anche... 10 no, ma 2 sì, dai. No, ma anche molti nomi da querelare. Infatti, grazie mille. Sono più di 40 minuti che stiamo a più soldi su questo gruppetto. Non voglio addentrarmi in questa questione, dico solo che ha avuto fortuna, perché se veniva fermato a quell'ora dalla legge, ora avrebbe sicuramente in mano una multa molto salata. Sì, siamo come quella stati volta... già fermati! No. Esatto, ci hanno già fermato. Non è successo nulla. Nulla di nulla. Ma chi sono? Vabbè, con tutto che ci hanno fermato ignorando totalmente il nostro lavoro, eh? Quindi pure un attimo... Oh, voglio video streaming Twitch. Noi abbiamo spiegato. Certo. Guarda, stiamo andando là perché non almeno abbiamo Bambi fa ridere. In che senso? Dipende in che senso, perché in un senso io potrei darti anche ragione. Allora, io direi che il video della ragazza di prima lo vediamo domani, a questo così punto vediamo. Ma no, abbiamo per le 15. Prego, più, a me mi sta un bel argomento per le 15. No, le 15 ci abbiamo già un'intervista. Un bel video per le 21. Ma non penso che esce una live, ma sono 10 e 20. È mezz'ora di video, zio. Ma vediamo. Ma lo vediamo domani. Ma fidate, zio. Ma lo vediamo domani. Ma stiamo là. Ma non di testa, non vedo l'ora di levarmi la maschera. Non penso che tanto basti per una live. Mezz'ora di video, dai. Siamo a 2 ore e 16 di giorno. E vediamo, ma che ce frega, stiamo tranquilli. Mamma mia, ma non me va. Cioè, ma tanto sì, ma non c'entra un cazzo. Ma sta peggio di me. Ma dobbiamo parlare di grassofobia. Vabbè, è sempre un discorso relativo alle critiche. Ma ci stiamo, dai. Tanto, ma che dobbiamo fare? Cioè io mi addormento alle 6, poi come ti pare, se vuoi ho commento da solo. Lo sapevo. Lo sapevo. Ma no, sì. Ragazzi, che ti devo dire? Dico che voglio lavorare, mi devi da contro. Mamma mia. Ma io non è cattiveria, ragazzi. Io ho proprio il bisogno fisico di smascherarmi, non ce la faccio più. Poi è stata pure una cosa che mi ha coinvolto, cioè un mal di testa, infatti lo dovete... sto prima. Allora, ragazzi in chat, a me piace dosare le cose, fare i live papponi inguardabili su YouTube mi dà fastidio. Basta che stoppi la registrazione e riparti.